Ah, ci ho provato, ragazzi, ci ho provato, ho fatto del mio massimo, però ogni tanto capita che purtroppo è un po' così. Ogni tanto può capitare. Grazie mille, Johnny Black, grazie mille della sub. Ciao bello, come stai, Johnny Black? Ciao bellissimo. Grazie mille pure a Vincenzo, 11 mesi di resub. Grazie mille, Stefano, 1 euro, grazie mille. Grazie. Allora, vai, paga, paga, Dark, paga il prediction, paga. Pagali, pagali. Sono stato bravo? Grazie Michael, ma non è vero, è impossibile Michael che sono stato bravo, è praticamente impossibile, voi siete bravi cazzo, voi sì che siete forti cazzo, voi siete fortissimi, io faccio schifo ragazzi, faccio veramente schifo, io non so fare un cazzo, rispetto a voi, madonna però io sento callo con sta giacca, oh. Allora, da quanto ci stai sotto con l'MD? Ma ti dirò, io ragazzi, l'MD, devo essere sincero, forse era meglio, senza costruzioni, non lo so, Brun James, tanto io gioco per divertirmi, ma sti cazzi, tanto, me ne frega. Avessi avuto le costruzioni sarebbe stato preciso, perché se avrei preso AIG. Poi sarei andato sotto, avrei pushato, ma sarei morto comunque a distanza ravvicinata perché non c'avevo cura in cazzo, però. Ok, va bene così. Mi chiedevo. Mi stavo chiedendo. Ci servirebbe solo un piccolo allenamento, secondo me. Addirittura, Rocco. Addirittura. Mi stavo chiedendo, no? Quanti di voi mi seguirebbero lo stesso, anche se... Cioè, per esempio, adesso ho lo studio dei miei sogni, ok? Questo è uno studio perfetto, quello che ho fatto, quello che ho creato, tutto quanto, quello che ho qui a casa, tutta l'attrezzatura. È tutto perfetto per fare le live, diciamo, ecco. Ma se me ne dovessi andare a casa di Babbo Ches e fare un passo indietro e tornare dentro la capanna, a stremmare dentro la capanna, quanti di voi mi seguirebbero lo stesso? Dentro la capanna, senza possibilità di urlare, quindi non posso di più. Mai più. Mai più, non posso urlare. Se devo bestemmiare a bassa voce, con questo tono. E poi, tipo, anche la cucina sarà molto ridimensionata. La cucina, molto probabilmente non ci sarà più il lavandino. Il lavandino, molto probabilmente non c'è più. Ci sarà tipo dei secchi d'acqua dove, oppure con le bottiglie dell'acqua, mette l'acqua per la pasta con le bottiglie d'acqua. Sarà molto più difficile perché comunque, ecco. Diciamo che dalle stelle alle stalle, purtroppo sì, Xandus, ecco. Ma non è un problema vostro, attenzione, non è nemmeno un problema del sub, perché io alla fine ci ho sempre avuto, anche quando era l'epoca d'oro, i tempi d'oro, chiamiamoli così, 1500-1600 sub nell'epoca d'oro, ecco, nell'era d'oro. Poi vabbè, quando stavo in Maratona facevo tipo 4.000, 5.000 sub, però vabbè, diciamo, tornare in Maradona non è salutare per la mia testa. E comunque, niente, purtroppo, ragazzi, è un problema di Twitch. Devo essere sincero. Prima Twitch pagava molto di più, pagava. Io mi ricordo i tempi che Twitch pagava veramente tanto, pagava. Anche le pubblicità pagava tipo il doppio. Il doppio. Poco meno del doppio per quanto riguarda le sub, poco meno del doppio per quanto riguarda le pubblicità. Poi non so cos'è successo, non lo so. Vabbè, ognuno. Cose loro, non lo so. Però questa cosa mi sta facendo un po'. Come dire. Io quando sono venuto qui, ragazzi, qui a casa, qui a Montegiberto, tutto pensavo tranne che Twitch è.
Insomma, pensavo che Twitch rimanesse sempre in hype, sempre in alto, tutto. Non potevo pensare un crollo del genere da parte di Twitch, ecco, come piattaforma. Le pubblicità, molte più pubblicità, poche pubblicità skippabili. Cioè, io mi ricordo prima che ci potevo tirare benissimo su due stipendi solo, mettendo una pubblicità ogni 15 minuti. Ma ve parlo preistoria. Poi le cose cambiano, è normale. Adesso invece, cioè, quante pubblicità bisogna mettere per tante, tante, troppe. Poi c'è anche da dire, come dice anche Ciri, c'è stata tanta più gente che streama, quindi vabbè, benvenuti nel mondo benvenuti al mondo vero, ecco. Però tutto questo, ragazzi, si riflette sulla Si riflette sulla mia azienda, ecco. E purtroppo restare qui in questa casa, avere delle spese, ragazzi, cioè, parliamoci chiaro. Parliamoci proprio chiaro, chiaro e tondo, ok? L'affitto e le bollette, solo affitto e bollette, parlo. Affitto e bollette, senza parlare dell'attrezzatura, condizionatori che non funzionano e cazzi vari. Affitto e bollette, cioè, solo 500 sub, solo per pagarmi affitto bollette, solo 500 abbonati, solo per quello, solo per quello. E poi dopo ci sta pure altre spese, c'ho tante altre spese, quindi il punto è quanti di voi mi seguirebbero se me ne andassi a casa di Babbo HS e tornassi a fare live come una volta all'inizio. Questo sì, purtroppo cambieranno molte cose, cambieranno, quindi vabbè, sì, ci avrò il mio piccolo studio con la mia piccola roba, certo, dovrò abbandonare tutto perché comunque qua. Però, c'è sempre l'ultima spiaggia. Quindi prima ancora di abbandonare la barca, prima di abbandonare la nave, c'è sempre l'ultima spiaggia. Quindi, secondo me, prima ancora di abbandonare tutto, c'è ancora un'ultima possibilità. Un'ultima cosa, e secondo me, con un'idea, mi basta solo un'idea. Un'idea, beh, di idee ne ho a milioni. Realizzabili ne ho a milioni. Il problema è che poi nell'atto pratico sarebbe difficile proprio metterlo proprio in metterlo in pratica. Quindi, secondo me, ragazzi, c'ho in mente un progettino c'ho in mente. C'ho in mente un progettino che se va in porto, se va in porto, se ritorna. Se va in porto, se ritorna in pista. Il problema, ragazzi, sono le spese, perché appunto non so quanta gente possa piacere questo tipo di contenuti. Non so se conviene rimanere su questa via. Oppure magari, che ne so, investire. Non voglio parlare dei nuovi progetti, perché poi dopo, se parlo di nuovi progetti, poi dopo c'è sta la gente che mi copia e preferisco di no. Preferisco di no. Quindi, no, ma che OnlyFans? No, ma sta roba, ragazzi,
Ho sempre detto che mi aprivo OnlyFans, ma era per ride, per scherzo. Cioè, io non metterò mai. Non mi metterò mai a cazzo di fuori o a culo di fuori. Il mio buco del culo e il mio cazzo rimarrà privato. Quindi mi dispiace, ma. Mi dispiace per tutti quelli che. Insomma. Mi dispiace per tutti quelli che vorrebbero, diciamo, vedere il mio pisello, ma il mio pisello rimane. Così. E lo so che si scherza, tranquillo. E nulla. Anche perché non è un bel vedere. Quindi, che cazzo volete vedere? Cioè, che vi faccio vedere? Grazie mille, Alex TV05, 2 mesi. Buonasera per te, ciao bello. E il Magna Ragù, ciao bello, 12 mesi di resub, porco demonio. Grazie mille, bellissimo. Grazie, grazie mille. Grazie mille, Trochiai, Dare a Laura, 10 mesi di resub. Trochiai, Leve, grazie mille, del sub. Grazie mille. E Johnny Black, grazie mille per te della sub. Ciao bellissimo. Mua. Un bacio enorme. Allora, a parte gli scherzi, no, beh, non stavo scherzando, cioè, nel senso, veramente, cioè, dico sul serio, stavo valutando effettivamente se abbandonare la nave oppure no. C'è sempre l'ultima spiaggia, ovvero. C'è un'ultima spiaggia. Sveglia di buffone. Vabbè, guarda, tu che vieni in chat e mi scrivi a me sveglia di buffone, tu sei, non sei tanto di meglio, eh? Senti, nega. Che poi, ripeto, stai a di sveglia di buffone è una persona che è più grande di te. Cioè, ripeto. A me mi chiami buffone, tu cosa sei, scusami. Da, vieni su Discord, ti aspetto, vieni. Venimelo a dire sulla faccia. Ti aspetto su Discord, vieni. Vieni, sto su Discord, vieni. Mettete, vieni su Discord, una stanza qualsiasi, ti aspetto, vieni. Mango a fa così? Vieni, no? Cioè, non è che te sto a ammazzare o te sto a augurare la morte o te sto. Ti ho detto, vieni su Discord, no? Dato che, insomma, dietro una tastiera tutti sono bravi. Vieni su Discord. Parliamo. Allora, dicevamo, ragazzi, andiamo avanti perché mi sono rotto i coglioni. Andiamo. Allora, GTA RP, namo che c'ho un sacco di cose da fare, io, ma non posso perdere tempo dietro a sti scemi. Ah, guarda la Madonna, tu. Ma non posso perdere tempo dietro a un ragazzetto di primo pelo. Ma non posso perdere tempo dietro uno così. Allora, dicevamo, andiamo avanti. Vamos! Allora, Impero! Finalmente, ragazzi! Finalmente! Dopo un milione di tempo! Un milione di tempo! Mamma mia! Guarda! Andiamo! Ah, in attesa sta veramente? Ma non è lui, ti pare che è lui? Dove sta? Ragazzi, me Sì. lo potete spostare in stanza live che sta in attesa il ragazzo? Non c'è sta nessuno sul Discord. Ah, ok, grazie. Allora, grazie mille Paolo Tai, Tai, ciao bello 24 mesi di resub, ciao bello. 2 anni di amore per te e il tuo canale. Mi hai sempre aiutato anche nei momenti più brutti e più difficili. Ti ringrazio per tutto quello che fai. Continua così. Un saluto da Paolo e Christian. Ciao bello mio, come stai? Un bacio enorme, grazie mille, bellissimo, grazie. Allora, andiamo avanti. Ehi, chi è che ha fatto? Porca puttana, scusate, mi sono sbagliato a cliccare.
No, ti prego, non mi dire che sono ancora buggato. Non mi dire che sono ancora buggato, Dio. Ok. Che spruzzo sangue dai piedi. Ma che c'ho al ciclo? Spruzzo sangue dai piedi. Ma di chi è sta moto? Circa traia, vaffanculo. Ma chi è? Va. Ma si può rubare? Sì, ma io ho gli occhiali miei, non c'ho più gli occhiali, non c'ho più... L'orecchini ce l'ho, l'orecchini? L'orecchino ancora ce l'ho. L'orecchino ce l'ho. Non c'ho più il cappello. Gli occhiali, i capelli, non c'ho più un cazzo. Ah, ecco. Salve. Per gli innamorati, per tuo zio. Salve, Salve. caro. Allora, vorrei un Ora po'. sentiamo, eh. Ah, mi senti? Non si sente niente. Ora Non si un sente niente. po'. Dove è messo? Ha bisogno di qualcosa? Sì, un attimo che. Un attimo che mi vado a sistemare le corde vocali. Mi vado un attimo a sistemare le corde vocali e torno. Non si sente. Allora, me vado a fare un gargarismo con la sborra, poi arrivo. Bro. Mi senti? No, ma neanche da vicino si sente, quindi è qualche Ah, problema. Non ok, perfetto, perfetto. si sente neanche attaccato, attaccato. Se ha fame, boh, avrà fame, ragazzo. Ma che Facciamo una bella fame? fattura da Caro. 3K e gli diamo il Prova. cibo. Prova, prova. Vediamo se gli Oh, torna la mi parola. si sente, porca una madonna. Pronto, Caro. prova, prova. Prova! 1, 2, 3, prova! A buono! Si sente? Porco Dio! Ok! Si sente? Ok! Io! Buono! Perfetto! Eccoci qua, va! Perfetto. Ottimo. Ok. Madonna. Ok. Si sente? Si sente, si sente. Mi scusi. Allora, si sentiva bene?
Sì, adesso sì. Prima okay. No. Ok, perfetto. Allora, c'è sta qualcuno, un barista qua? Sì, aspetta che te lo chiamo. Sì, oh, chiamo. Qualcuno al bancone? Dica, ho bisogno? Sì. Facci. Vieni, venga. Ho bisogno, signore. Allora, sì, che cosa propone la casa? Che cosa vedi? Allora, dico subito, un attimino. Oggi mi sono svegliato con un mal di testa, guarda, c'ho bisogno di qualcosa per... allora. Qualcosa per alleggerire il dolore, perché non ci sento molto bene oggi. Prima non si sentiva il signore, ora si sente, grazie. Allora, abbiamo Aragosta. Okay. Aragosta? Avevo pure i taco, sì, io. Sì, taco. Ah, taco? Allora, sì. Mi fai un bello taco, però ci metti niente maionese, niente cipolla... Mm. Molto piccante, ma tanto piccante, metteci tanto piccante perché mi piace. A me, io se non sento la mattina il quando vado a cagare la mattina, se non sento se non schiamma, diciamo. Esatto, se non sento il peperoncino sul culo, non mi piace, capito? Mi sveglio storto. Quindi ok, poi caricacelo il piccante, sì. Bello piccante, meno a parte il piccante, sapete che previene i tumori al cuore? E poi afrodisiaco, signore. Cioè? Te fa venire la cosa tosta prima, capito? Ti eccita prima. Come un Viagra naturale, diciamo, sì. Ah, sì. Lo sapevo. Previene i tumori e te fa fare le fiamme non solo dal culo, ma dall'uccello. Ecco perché i messicani tutti quanti pornottrici. Sì, bastardi. Oh. Tutti pornottori. Va bene, manda, grazie. Invece da bere? Il pezzo. Solo un taco? Sì, un taco, anche grazie. Un taco, pure da bere, sì, grazie. Manda, vai. Che allora prendo anche da bere. Una bella Coca-Cola, va bene? Sì. Per chiudere la schiamata ci sta. Grazie mille, Angio C. 21 mesi, signori? Ciao bello. Filippetto 28, grazie mille dei 14 mesi di resub. E Andrea Serinelli, okay, 9 mesi. Fattura. Grazie mille. Okay. C'è la fattura, signore. Sì. Posso pagare in contanti? Sì, prego. Ok. Ah, cazzarola, non ce l'ho a casa. Senti, te le riporto dopo. Ci penso io, Quinto, spostate. Che cazzo... Fammi la fattura, dai, un 4 e 4. 4 e 4? Sì, subito, dai, svelto, veloce. A nero, soldi sporchi. Mi sono dimenticato? Soldi che siamo fatti l'altro giorno. Okay, allora. Dai, a nero. Oh, da averceli a nero. Ah, non ce l'hai? Oh, ascoltami, c'ho una sorpresina, la vuoi vedere? Ma ti chiamavi tu, Mario? Guarda che mi sono fatto, sì, Mario sto cazzo. Ah, Mario sto cazzo, dai, Mario. Guarda che mi sono fatto. Gennaro Scorza. Sai cosa ci compriamo con questo? Che è la carta di credito, eh? No, questo è il porto d'armi, Quinto. Oh. Ah, ci compri d'armi, questo cibo! Quando cazzo le fate? Stanotte. Vai, vai. Ci ho messo un po'. Dai, vai, dai al cibo. Dai, su, becca del sto robo. Ce l'hai messo il piccante? Senti, sì, ma sì. Qua ci stanno le donnine? Non mi hai dato nulla, eh? Sì, ci sono. E dove ma sono? Dove sono? Adesso non ci sono, più tardi. Guarda, ti lascio il numero, me chiami quando ci stanno? Sì, certo. Allora, mi dai il tuo numero, così almeno me ti segno te con... Mi dia il suo, facciamo prima. Dai, dacci un orario e facciamo prima ancora. Un attimo, mo ti dico qual è il mio numero che... Parte... Ok, 555. Mi hai fatto 555. Hai segnato? Pronto? Sì, deve continuare. 555 422 76 94. Ripeto, 555 422 76 94. Sì, pronto, chi è? Quanti pelati. Chi è? Pronto. Pronto. Pronto, chi è? Chi è? Pronto? Mi hai dato un 3-3, mi hai dato. Pronto? Pronto, chi è? Pronto, a porti. Ma basta parlare con la gente, andiamo. Pronto, chi è? Oh, minchia, come cazzo grigi. Ma chi è? Pronto, chi è? Pronto? Pronto, mi senti? Questo mi ha rubato l'ufficio elettronico 2 giorni fa. Mi senti o non mi senti, tio padre? Pronto? Pronto? Oh, bello, come stai? Oh. Pronto? Ostile ora, vero? Pronto? Della chiamata. Pronto? Mi senti? Pronto? Oh, pronto? Pronto? E smetti un po' di urlare, yeah. Che sembri un pazzo. Pronto? Ah, ecco. Oh, mi senti? Pronto?
Oh. Chi è? Ma chi cazzo è qui? Rondo! Oh, chi è? Sono io. Ok, che sei tu, ma chi è? Sono io dietro di te, non mi fa chiudere la chiamata. Ah, sei tu? Sì, sono. Ah, ok, mo te segno allora. Caro? Sì? Ah, mo te si sente. Aggiungi contatto, e qual è il numero tuo? Eh? Mi serve il numero tuo. Ma di chi? Aspetta. Non può parlare mentre al telefono, Un attimo. Mi senti? Ah, non mi fa parlare, scusa. Allora, un attimo solo che ti segno, eh. Allora. Nome. Ah, Quinto. Fa che entrare in radio, va. Come è quello là che porta le puttane, come si chiama? Come si chiama, ragazzi? Grazie mille, Kangaroo! 47 mesi, porco diavolo, grazie! Un bacio enorme, grazie mille Filippetto 28, 100 pizze. Come si chiama quello che c'ha le puttane? Quelle che c'ha le puttane sulle strade? Ah, lo pappone. Pappone del vanilla. Aggiungi. Ok, perfetto, t'ho salvato, grazie. Hai visto che bel look da pappone che c'ho? Sì. Piace? Se mi piace. Mi piace pure. Mi piace. Allora, vabbè, io ti saluto che devo andare. Ciao. Dai, che c'abbiamo roba da fare. Entra in radio, Quinto. Il radio. Numero? Numero qual era? 3-4, sempre. Check, prova. Ok, check. Ascoltami un attimo. Che è qua? Quanti soldi hai lasciato a casa? Tanti, tutti. Quanti tipo? Tipo, non mi ricordo, 50.000 pure sporchi. No, puliti, tutto pulito, quanto hai lasciato? Ah, pulito? Non mi ricordo, pulito non lo so, però io oggi voglio comprare la macchina. La macchina? Pigliamoci la pistola, che ce la fai con la macchina? No, perché ci vuole pure una macchina per andare in giro, no? Quindi. Ma non è meglio prima la pistola? Guarda che la pistola costa 30.000, eh. Ah, solo? Beh, allora andiamo, cazzo, ce l'ho. Andiamo, vieni un po', vieni, seguimi. Ce l'ho, 30.000, ce l'ho, ma voglio se ce l'ho. Vieni. Andiamo. Vieni che c'ho il mezzo di lavoro qui con me. Ah, che è? Questo? Questo. Ma chi è sto stronzo qua dietro? Cazzo, mi ha fatto scendere. Oh, fratello, no. Come mai sei qua con l'autobus? Tu perché sei qui invece? Perché stiamo a lavorare. Ah. Che siete, autisti? Sì, vuoi salire? Ma serve un passaggio? Vieni. Vai. Dove mi porti? Dove ti devo portare? Che ne so, il garage centrale. Ma dai. Che cazzo è questo? Guarda che costa questa corsa, però. Quanto costa? $2000. Devi chiamare Soul! Che fa? Si butta! Che cazzo è? Nulla, ho detto il prezzo, si è buttato. Quinto, devi chiamare Soul! E chi cazzo è? Ma che cazzo ne so chi è? Aspetta un po', Quinto, ascoltami. Fammi finire giusto il giro di corsa e poi andiamo a fare vai, un po'. Vai. Ok? Sì. E qui sono ormai diventato autista esperto, mi pagano $500 a corsa. Ah, 500? 500, sono diventato esperto ormai. Ah, wow, bello. Beh, tanti 500, puliti? Bello. O sporco? È ovvio. Ah, ok. Perché cazzo siamo tutti sporchi qui? Non lo so, io non lo so, quindi... Ti conviene chiamare Soul? E chi cazzo è? Ma che cazzo ne so, sta scritto qua. Dov'è che sta scritto? Dietro c'è un cartello qua dentro l'autobus, non lo so. Ah, io prima ho parlato con un avvocato e mi ha dato il suo biglietto da visita. Ah, sì? Sì, dopo te lo faccio vedere. E se mai dovessimo andare nei casini c'è lui. Ah, cazzo, bello. E come si chiama? Beh, non lo so. Avvocato. Ormai è avvocato. Ma ascoltami un po', qualche tuo cugino? Mio cugino? Li devo contattare, aspetta. Mo non mi ricordo. Bisogna andare tipo... Bisognerebbe andare... Su un posto dove manda tipo le raccomandate in posta. Ci sta una posta qua dove si manda le posta? Lettere. Mi sa di no, Quinto. Dopo vediamo, andiamo in questura a chiedere. E c'hai ragione. Il numero di telefono non ce l'hai. Ma chi c'ha il numero di telefono? Ma se parla di tanti anni fa, io ho tanti anni che E vabbè, dopo andiamo a vedere. Se avessi il numero di telefono subito l'avevo chiamato, io non lo so. Hai ragione. Guarda, ti è schiantato sto pazzo. Mannaggia che bastardo. Ascoltami, dobbiamo andare a vendere anche qualche pezzo, prendere i grimandelli. Grande. Mi seguirete fino al 2023,
tu avevi fatto. Aspetta che ti faccio il robot dell'avvocato, fa... eh. No, ho scelto sì, ed eccomi qua. Grande pezze. Come? Ti passo il robot dell'avvocato, qui nulla, è scomparso. L'avvocato? Vai, vai. Il biglietto da visita, a me è scomparso, niente. Vabbè, vai, vai, vai. Non c'è più. Ah, Evernote, se era il pappone? Allora dopo chiamami quando è stare troia. Ah, sai che dobbiamo fare prima? No, lo ricordi quel lavoretto col camion che ti avevo detto? Quello lì, adesso funziona. Ah, funziona? Fatelo vedere, che arrivano belli incazzati, arrivano. Ah. Lo vuoi provare? No, io te l'ho detto, io voglio comprare la macchina oggi. Ma pistola e macchina. Ti sei impiantato? Io voglio una macchina, voglio. Cioè, non mi sono rotto andando in giro con le macchine rubate, voglio una macchina mia. Guarda che sono brutte le macchine che compri, eh? Lo so, voglio quelle, voglio, infatti. Ah, vuoi proprio quelle brutte? Sì, sì, quelle più brutte, è anche brutta, basta che la pago poco, la più economica. Non so, costano almeno 20.000. Beh, ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho. Ho capito. No, dopo andiamo a comprare tutto. Quando ci vuole? A cosa? Qui è quasi finito, 2 minuti. No, quanto ci vuole per la macchina? Beh, almeno 20.000 a tutti. Se ok, vuoi ok, la ok. Più un attimo faccio una chiamata, aspetta, eh. Chiama tutti, va, chiama Oscar. Occupato. Strong? Scusa, sbaglio, ti ho chiuso il telefono, dimmi. Ah, ok, ciao. Senti, mi servirebbero 100.000 dollari puliti. In che senso ti servono 100.000 dollari puliti? Riusciresti a darmi 100.000 dollari puliti in game? Hai prelevato lo stipendio. Sì, però non c'è, cioè, ce n'ho meno di 100.000. Mi servono 20.000 dollari per comprare la macchina, quella più scarsa che ci sta. E poi devo comprarmi la pistola e qualche colpo e un giubbetto antiproiettili. Mi servono 100.000. Matteo, perché ti devo dare a te 100.000 dollari? Mi devi dare 3 motivi validi. Allora, il primo motivo, il principale, è perché sono Matteo KS. Ok. Secondo? Il secondo perché ci vuole tanto tempo per far mai soldi. Sì, poi? E il terzo è perché ti voglio un sacco di bene, insomma. Ok, allora dimmi come mi chiamo. Allora, 749. No, io come mi chiamo? Se mi vuoi tanto bene. Alessandro Calafiore. No, peccato, hai sbagliato il cognome, però ci sei andato molto vicino. Calafiore, no? Calafiore. Come? Aspetta un attimo, chi è? Boss Luigi vorrebbe parlare con te. Che cazzo è? Alexa, rifiuta. Allora, fammi vedere. Sì. Calafiura. Bravo, Calafiura. Matteo, a me risulta che tu c'hai un conto in banca con 101.000 dollari. Veramente? Sì. Grazie mille. Allora, dopo vado a controllare, grazie. Grazie. Prego. Ciao. Ciao, Matteo. Ciao. Ok. Sai che ti dico? Quell'auto adesso me la prendo io. Ok, ho trovato... Corri, Quinto! Oh, corro! Vieni qui, prendiamoci quest'auto. Sì, vai, oh, corri. Andiamo. No. È bloccata. Come è bloccata? Perché è bloccata? Vaffanculo, bella domanda. Ci saranno i fili staccati. È bloccata, Quinto, è bloccata, porca. Bucali tutte le ruote, tutte. No, senti, devo lavorare un po' d'affari. Prendiamo la macchina, vieni. Se ci sta una macchina aperta qua, ci starà una macchina aperta. Vediamo. Vedi se ci sta una. C'è la bici, c'è. La bici? Ma che bici? Che ci fai? Qua ci starà una macchina aperta. Questa è aperta? No, tutte chiuse. No. E vedi se ci sta una aperta. C'è il furgoncino, cioè sicuro è aperto. No, manco questo aperto. Lugamion. C'è da andarla a rubare, andiamo.
Marca. Oh, ho trovato un'auto, Trovata? Serve una... Ecco, vedi che serve l'auto? Serve l'auto, cazzo. Porca la puttana. Ok, ok, l'ho trovata. Sento che mi picchiano. Sali, sali, sali. Scappa, Quinto, scappa. Che gli piace una paralisi. Ecco, hai detto bene. Ok, allora, dicevamo. Dimmi. Dov'è che si compra? Allora, devo andare prima di tutto a ritirare lo stipendio. Andiamo in banca un attimo. Ma lo stipendio non l'hai già ritirato? No. Come no? C'ho 101.000 dollari in banca. Che ti hanno lasciato? L'eredità? No, a te che ti ha lasciato invece. Porca puttana, qui sto volando. Come sei volato? A te che ti ha lasciato? Porca puttana, sono qui, sono qui, sono qui. Dove? Sono qui. Non ti vedo. Ah, qui. Ma dove? Dove stai? Qui. E dove? Ah. Come il nostro primo incontro, volato in aria. Un culo. Eh sì, vola il GPS. Ah, ti stavo dicendo, ti hanno lasciato l'eredità. Esatto. Sono contento per te. Aspetta un attimo, Ma lo so, ragazzi, che non è giusto, lo so benissimo. Però, ragazzi, cioè, io non posso stare qua a farmare H24 tutto quanto. Mi serve una pistola e una macchina per girare, anche fosse una merda di pistola. La merda di macchina, però mi serve qualcosa per... Mo chi cazzo è? E niente. Ok, allora, dove sta? No! Porca diavola, Dio! Tutto bene, tutto bene. Aveva fresco la macchina. Vai, tutto dritto di qui. E si va in banca. Vabbè, poi, insomma, li conosco... Poi non penso che 100.000 dollari sposta qualcosa a qualcuno. 100.000 dollari quanto ci vuole per farli con lavori legali? Con lavori legali? Ore. Oh. Non so dirti, fai penso 4-5. 4-5 ore? Penso di sì, dai. Io oggi in un'oretta e mezza ho fatto 25.000. Ecco io. Però io sono ti ho detto, esperto di camionismo. Ma è stato detto un messaggio, adesso lo leggono. Cioè, non ho capito il tapa. Ciao Mario Tombello, ciao bello, grazie mille. Aspetta un attimo che gli alert io non li sento. Grazie mille, XNXX Regigate. Grande, ciao bello. Ah no, si sente. Eppure Mario Tombello, ciao bello. Allora, ok, qua. Ah, entra qui in banca, qua. Andiamo. Ok. Vediamo se ce l'hanno pure io lo stipendio. Ma tu ce l'hai un po' di soldi? Cioè un po' la pistola, ce l'hai? Sì, mi dovresti prestare giusto 4.000. Scusa, se io mi faccio la carta di credito. Fatela. E devi andare sulle impostazioni del tuo conto e richiedere la carta di credito. E non... Sopra richiedi stipendio, c'è conferma. Ah, conferma. Poi cambia il PIN. Aspetta un attimo. Alexa, accetta. Chi è? Qui Matteo. Chi Dio Tombello è? Pronto? Buono le velape. È buono le velape? Pronto? Buono può essere, buono. Buono sì, ma perché mi chiami? Perché voglio parlare con te. Ok, dimmi. Come stai? Io sto bene. Ti voglio bene, Matteo, sei un mio fan. Io sono tuo fan? Yes, sì, ti voglio bene. Grazie, pure io ti voglio bene, grazie. Ti saluta Pino Mutto. Sì, salutamelo. Ciao Matteo, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao, buona le vigliape. Ciao. Buono Pino Mutto. Buono sì, buono. Sì, ciao. Alexa, zitta. Ok, eccoci, scusa. Ci sei? Sì, richiedi stipendio. Hai ritirato sto patrimonio? Stipendio non dispare... Sì, ce l'ho. Aspetta, vai su adesso cambia PIN e metti il tuo PIN che vuoi inserire. Ah, allora, cambia PIN. Quattro lettere? Sì, metti quattro lettere? Quattro numeri, sì. Numeri? Numeri. PIN della Madonna. Vabbè, un PIN molto... Ah, 0. Vabbè. Andiamo. Fatto. Andiamo, adesso vai. Funziona? Cioè, metti i soldi? Cioè, metti i soldi dentro? No, ce li dovresti già... Li hai prelevati i soldi? Lasciali nel conto in banca.
Chi è Guisu? Avvocato Winters. Ah, te l'ho passato a te, è quello lì, è lui. Ah, interessante, potrebbe servirmi. Quando sto nella merda chiamo lui. Ecco, hai detto bene. Ok, per metti i soldi dentro? No, cioè fai qui e depositi. Ah, nel conto qui? Sì. Basta che ce l'hai. Allora, non ho capito dove devo andare per... Cosa? Generale, deposita... Oh, allora, quantità. Stai sul generale, deposita, quantità e metti 100.000, quanto c'hai? Ah, ok, ah, sul bilancio, aspetta, trasferisci quantità IBAN, ah no, sull'IBAN. Allora, aspetta un attimo, aspetta, non ci sto capendo il cazzo. Te lo dico io, ce li hai già lì, stai tranquillo, in tasca c'è solo 9.000. Ok, fatto. Così risolviamo tutto, andiamo. Sì, solo sì. Che qualche bastardo ci ha rubato l'auto. Ho quinto. Non ho capito. Vabbè, andiamo. Ah, come ci ha rubato l'auto? Porco. Ascoltami. Preservativo. Mettiti un preservativo. Preservativo. Che cazzo fai? Non in giro. Me lo mette un attimo lo preservativo. No, ah, non questo preservativo. Ah, questo preservativo. Andiamo, coltello in mano. Lì c'è un'auto. Okay. Andiamo. Vai. Ehi, tu, fermati. Vieni. Oh! Porca troia, fermati, Dio. Fermati. Vestito, bastardo. Ah, io prendo la moto. Prendiamo. Ah, l'auto è chiusa, andiamoci. Vai, quinto. Prima pistola. Oh, aspetta. La pistola o prima la macchina? Aia. Prima la macchina. Prima la macchina? Vai! Oh, chi è? Porca troia, ho fatto? Come così impari a invertirci. È quello che ti ha investito prima. Ok, dove sta la cosa della macchina? Aspetta, proviamo. Bella domanda, prova qui, vai. Indietro. Oh, io fammi un impennato. Facendo l'arco! Sta arrivando quinto capocchia! Allora, qui a sinistra. Qua a destra. A destra, a sinistra, a sinistra, poi a destra di nuovo. Adesso. No, torna indietro, nella strada di prima. Ah, dentro? Vabbè, fatti tutto il giro, chissà, raga. Vai, qui davanti, vai. E poi gira. Ah, ecco qua, VDM Sega. Ma c'è qualcuno dentro, un dipendente? Penso che si possa fare tutto automatico. Scendi un po'. Vai, parcheggia qui. Anzi, sì, questa qui sai che ti dico, ce la portiamo dentro stavolta. Ma che merda è? Scusami, ma... Entra. Aia. La mettiamo. Salve, c'è nessuno? Vieni, te la scegli tu l'auto, vieni qui. Ma... Tutto automatizzato. Qui c'è il listino. Quindi mi stai dicendo che non c'è nessuno che vende l'auto. Quindi non c'è. Dovrebbe essere automatizzato. Prova un po'. Che schifo. Lo so. Allora, fammi vedere. Una. Io qua vedo una moto, però. Qua aspetta che posto. Mi vedi anche a me? Sì. Bello. Coplé. Allora, che macchina mi faccio, ragazzi? Una bella o una brutta? Io mi faccio una di quelle brutte proprio. Oh. Questa è buona, eh? Questa è bella. No, una trash car voglio io. Quelle proprio brutte, trash, quelle proprio. Questa mi pare proprio da pappone, quelle. Questa è una macchina proprio da pappone, questa, dai. No, la voglio brutta, proprio brutta in culo. Off-road, ok, ma deve essere brutta. Qual è la macchina più brutta che ci sta? La più brutta. Vabbè, questa con il coso sopra. Porco Dio, fammi toccare i coglioni. Grazie mille, no, love you. 28 mesi di resub, grazie mille. Grazie mille anche a RPT Cigala. Ciao bello, come stai? Grande. Allora, Lugarro Funebre None. None, Lugarro Funebre no. Oh, che è? Lo Lime Usin. No. Warrender. No, la più brutta. Lugarro? La Panda, il carro funebre. No. Exclusive Vans. Lo Van pure. Non è male, eh. Però il Van è quello più brutto che ci sta. Non ci sta uno brutto? Uno brutto, non esiste?
La più brutta che ci sta. Su compatte? Ma queste non sono brutte. Ma questa non è brutta, dai. Io intendo proprio le macchine dei bot, tipo. No, no, off-roads forse qui, però... Ma dove stanno quelle proprio? Quelle vecchie, vecchie, brutte. Lavori qui? Ecco, già questa. Salve, lavori qui? Sì, lavoro qua. Ma ascoltami, caro, il listino... Salve! Lui può acquistare in automatico dal listino. No, ti serve un venditore. E tu vendi? Io non vendo in questo momento, faccio in modo di mandarti qualcuno. Grazie mille. Scegli bene l'auto, quindi che adesso ci mandano un personale proprio apposito. Dove sta? È lì che corre, lo vedi davanti, ha detto che ci manda qualcuno. Ah, sì, mo gli dico io che macchina voglio. Allora, un attimo che la cerco, Intanto cercatela per bene. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video esclusivamente di aggiornamento. Trash car, ecco. Shots. Già quella mi piaceva di più. Burger shots. Oh, ladro di moto. Ma che devi fare? Mascot, Imperion si chiamava, ma qua non ci sta l'Imperion. Burger shots. Burger shorts. Io non la vedo. Non c'è. Mi sa che me la devo fare. Me la devono occupare, mi sa. Quella che voglio io. Ma io voglio una macchina di merda, mica, queste qua, che ci faccio di queste? No, lo stile che vuoi tu è nelle muscle, guardatele tutte. Nelle muscle, dici? Muscle. Oh. $150,000. È una fregna madonna. Lo so, queste qua però sono tutte belle, capito? Troppo belle queste, cioè. Cioè, io la voglio come questa, però tutta rotta, capito? Brutta, tutta zozza. Troppo belle queste. Già questa. Se scendi sotto c'è sta Voodoo. Ah. Oi! Eccola! Voodoo. Però tutta. Ok, Voodoo 2 mi piace. Bella, mi piace questa. Questa mi piace. Se no ci sta pure. Dov'è? Questa qua. Questa qua pure è bella da. Questa qua pure è bella in culo questa, eh. Bella precisa, semplice. È più veloce. Questa è la Voodoo 2. Tutte uguali, tutte che fanno schifo, tanto. Non è che cambia. Mi senti? Pronto? Sì, mi senti? Oh, mi sentiamo pure noi. A
posto. Ho quinto, mi senti? Sì. Guarda che hanno portato la... i gestori. Penso che ci sia quello che compra, vendimi. Ah sì? Mi sa di sì. Aspetta che gli chiedo. Pronto? Ok, chiedi, chiedi, salve. Ah, salve. Andiamo, chiediamo a lui. Lavori qui, biondino. Salve, lavori qui? Salve. Lavori qui? Sì. Non, mi sembra, Lavori qui? Ah, mi sa che questo è sordo muto, devi parli la lingua dei segni, tipo. Signori? Salve, lavora qui? Ehi. C'era pure il Burgershot, eh? Ma io non la vedo la Burgershot, non l'ho vista. Mascol. Non c'è, Un guardarò. C'era un ragazzone lì su una ballina nera che lavora qui. No, non c'è. Dove stava Voodoo? Ma io non la vedo qua. Voodoo, eccola. Non lo so, l'ho visto uscire fuori. Stallion 2 si chiama? Stallion 2. Ma io non la vedo su Star. Ah, eccolo, eccolo. Ah, è questa, eh? Ma costa una frega dei sordi. Una frega proprio costa. Costa troppo, costa. Figa, figa, eh? Questa è una bella macchina. Pare una macchina a vapone questa. Vabbè, provo a trattarmo, vediamo. Molto meglio. Allora, dove sta il tipo che vende le macchine? Non c'è sta, ci hanno fregato. Come non sta arrivando, c'è? Sta arrivando. C'è un ragazzo su una berlina nera. È un po' troppo, ci mette, questo qui. Ok, ok. Va bene, va bene. Oh, forse è lui. Chi, lui? Sai, forse è lui, sei tu? Un po'. No, ma che è quello... Ah, scusi, orca. Attento, quello... Quinto, quello è un Transformers. Ah, Nutrans? Eh sì. Good morning. Dove è andato? La Voodoo? Mo prendo la Voodoo. Quinto, noi che andiamo prima a prendere la pistola, ci mettiamo di meno. Ma dici? Ci mettiamo meno? Qui non arriva nessuno. In caso ripassiamo dopo. Ma arriva o non arriva qua? Non so che avevamo un coupé lì, una berlina nera, insomma. Ma che nera? Perché la 150.000 costa. È un'auto che... è lunga, stretta. Eccolo, eccolo, è lui. No, è lui? Ah, è come cazzo. No, è nera, quindi per E fermati, bastardo. Ma che bastardo, ma se non è lui. Ah, questo quinto non ci vuole vendere nulla, andiamocene, va. Andiamo a prendere Non lo so, veramente, cioè ci stanno i clienti che vogliono comprare la roba. Andiamo all'altro concessionario. Bella questa. Dicono che c'è un altro concessionario, è vero? C'è l'auto usate, cioè, penso. Ah, vai, 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 l'auto usate, ragazzi, perfetto. Mandate all'auto usate, voi? No. No, c'è cioè il concessionario del 200. Auto usate esiste? Andiamo, arrivederci. Sì, auto usate. Sì, beh, andiamo all'auto usate. Vuoi andare all'auto usate? Cioè, sì, andiamo, andiamo. Penso che sia vuoto, eh? Andiamo, però. Vuoto? Probabilmente. Io passerei prima al 200, che almeno ti prendi l'auto che hai scelto prima. Ok, vai, 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 andiamo là. Come si chiama? Come ti chiami tu? Gennaro, quinto, Gennaro. Gennaro, puntatelo. Gennaro, esatto. Gennaro del cognome? Scorza. Gennaro Scorza. Gennaro Scorza si chiama. Gennaro Scorza. Tutta rosa? No, ma che rosa. Da Gertus? Non è... se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Salve. Salve. Lei lavora qui? Sì. Allora, io vorrei comprare un'auto nuova. Ok. Allora, la macchina che mi piace tanto si chiama Burgershot, però non so se ce l'avete qui nel negozio. Controllo. Sì. Come si chiamava? No, non era Burgershot. Come si chiamava? Aspetta, non era Burgershot, era... Stallion 2, scusami, Stallion 2 si chiama, Stallion 2.
Però costa parecchio, riesci a farmi un po' di sconto? No. Quanto costa? $180,000. Un culo! $180,000. Mm-hmm. No, senti, io l'ho vista da un'altra parte che costava veramente poco. Allora, caro mio, prendi e vai dall'altra parte. Ah, ma così tratti i clienti? Io tratto gli... gente come te, non tratto quasi tutti. E sai che costa troppo? Che, gente che come me? Qua? Perché? Come sono io? Non detto gente come te. Sì, hai detto gente come me. Gente del tuo carattere. E fidati, l'ho visto il mio carattere. Ok, allora dimmi, che carattere c'ho? Si a cagare il cazzo. Ah, io cago il cazzo? Così tratti un cliente? Sì. Se... Ah, sì? Mm-hmm. Tu lo vedi questo qui che c'ha il Moncler? Ah. Rieccomi. Sai chi è questo qui che c'ha il Moncler? Lo sai tu, se tu sai chi sono io. Chi sei? È meglio non te lo dico. Chi sei? Dimmi chi sei. Ah, è meglio che non te lo dico. Dimmi chi sei, dimmi. Chi sei? Indiana Jones, sai? È meglio che non te lo dico. Indiana Jones? Scusate, è una trattativa, è una... siamo in trattativa privata, potete aspettare fuori, grazie. Andate fuori. Fuori. È una cosa importante, ragazzi, per favore, dai, 5 minuti. Tanto questo qui non sa gestire. Grazie mille. Possiamo andare in ufficio, per favore, a parlare? No, no, andare a fanculo. Oh, e che sono i modi? Ah, è così che tratta, è così che tratta le persone? Solo perché gli ho chiesto un po' di sconto? Ma lo sconto non te lo faccio. Ho capito. Beh, questi qua ti sembrano i modi di trattare i clienti, mandare a fare in culo le persone? Sì. E perché? Perché così. No, dimmi perché. È il tuo carattere, tu. Allora, allora fammi dire che hai proprio un carattere veramente schifoso, brutto. Vai. Bravo. Veramente. Ok. Prego. Tu mandi a fare in culo veramente i clienti? Così, in questo modo? È finito. Indiana Jones, dai. Scusami, tu mandi a fare in culo i clienti e poi tu pretendi che le persone se ne vanno via? Ah. Io sono venuto qui con tutti i modi gentili, precisi, che ti ho dato del pezzo. Sì, ti ho detto cose brutte? Ti ho detto cose brutte per caso? Perché mi hai mandato a fare in culo? Ti ho detto che... sta facendo $80,000. Lo sconto non te lo faccio. Fatta $180,000 e te la do. E ho capito. Beh, cosa c'entra col mandarmi a fare in culo? Perché la gente che mi chiede sconti, la odio. Ah, perché? La odio. Perché la odi? Dai, sentiamo. La odio. E perché la odi? Tu spiegami perché la odi. Perché ho rischiato di essere chiuso il concessionario, lo sai? Eh? Come? Mi chiudono il concessionario se faccio lo sconto. Chiudono il concessionario se fai lo sconto. Ecco. Però ci sono modi e modi di dire le cose, capito? Ma voi non lo capite. Te dico, ma scusami, quest'auto quanto costa? L'auto è mia e l'ho pagata. No, non questa qui che vuole prendere il mio amico, quanto costa? $180,000. Cioè tu vendi le carrette a $180,000 e ti lamenti per un po' di sconto. Ma amico tu dici sì, i prezzi. E chi li ha decisi? Il concessionario è tuo. Vabbè, sentiamo, la Voodoo 2, quanto costa? Voodoo 2? 9.000 di listino, vediamo. 10.000 dollari almeno. Almeno? Almeno 10.000 dollari. Perché almeno? Perché almeno? Anzi, costa 20.000 dollari. La Voodoo 2. Ah, Voodoo 2. Prima dici 10.000, tu prima dici almeno e poi... Almeno 10.000, ma non posso ricordare tutti i prezzi, fra... Gennaro! Bellezza! Chi è Gennaro? Chi è Gennaro? Siamo Gennaro. Non ci sono Gennaro. Ma chi sei? Ma chi cazzo sei? Ma chi è qui? Oh, chi sei? Mi hai chiamato adesso, non vale lo spacchioso, lo sai benissimo. Ma chi è? Ma chi è? Ah, ma sei quello degli autobus, sei? Sì, sono un boss di calzanissetta, altro che autobus. Sì, facciamo una cosa, dato che lei mi ha trattato male, io chiamo il mio avvocato e le faccio causa. Chi è che ha trattato male? Ma chi cazzo te pare?
Ecco, bravo, bravo, guarda, guarda, guarda che ci stai facendo tu la figuraccia. Ti, ti compri a te, ti compri a tua madre, a tuo padre. Questi sono i modi. Questi sono i modi di parlare prima con una persona. Prima te la metti per un po' di sconto. Occhio, comba, che gioca fai? Che ma ti se ti scasso, faccio sconto, ti sotterro. No? Ok, ti faccio 175.000. Ce l'hai sempre i soldi? Ah, facciamo ma così. Io non acquisterei allora più da te. È così che tratti i clienti, è così che tratti me. Tu non sai con chi okay stai parlando, chi sono io, chi non sono io. Tu non sai chi c'hai davanti. Tu potresti avere davanti chi sia uno sfigato, un fallito. Ma potresti pure avere davanti una persona che ti prende, ti fa un culo grosso così, ti prende, ti porta sul deserto e ti sotterra. O te, lo sai chi ci sono? La classica persona che ti fa sparire dalla faccia della terra. Ah sì? Vai, fammi sparire. Fammi sparire la faccia della terra, sentiamo, vai. Vai, fammi sparire la faccia della terra. Ah. Vedremo. No, vai, fammi sparire la faccia della terra. Hai detto che mi fai sparire. Voglio. Hai non detto che mi fai sparire la faccia della terra. Adesso, forza. Non c'ho voglia. Dai, fammi sparire la faccia della terra. Adesso non c'ho voglia. Sei un cazzaro. Fammi sparire la faccia della terra, allora. Occhio, chi lo capa, che questo qua è uno che ammazza. Sta attento, ma ti dico, ammazza, sta attento, parla pulito. Vai, fammi vedere come mi fai sparire dalla faccia della terra, vai. Fammi vedere, vai. Che sei un parla parla, sei. Vai, fammi sparire dalla faccia della terra. Parla parla, tua madre. Sai chi è? Mamma mia, che modi. Che modi, che bel locale che è questo. Io ti metto 0 stelle su TripAdvisor, eh? Vai, vai. Facciamogli la recensione, fagliela, fagli la recensione. Facciamo una recensione negativa, eh? Bravo. Vai, vai, fagli la recensione. Dimmi. Sei proprio un gran maleducato, lo sai? Bravo. Bello, hai bisogno? Volevo sapere quanto era la percentuale di non acquistare qui, è uno schifo. Il 20%. Non acquistare, non acquistare. Quindi tipo sulla IC7. Questi qua scammano, io te lo dico. IC7. Sì. Questo ti truffa, non acquistare, fidati. Sono boss di Caltanissetta, con chi ti stai rivolgendo? Mi fa piacere. Ti ne fai 180.000 dollari. Ok, perfetto. Senti, facciamo una cosa. Prendi? Non ho i soldi, me lo devono regalare. Posso mi sente? Magari, va domani. Bene. Guardi, noi eravamo al CP100, se volevamo acquistare un'auto. Comunque, venga un attimo qua. Allora, fammi sparire, dai, che stavamo dicendo, dove vai? Dai, fammi sparire, dove vai? Vieni, vieni qua, vieni qua, si fammi sparire. Si può allontanare un attimo. Fammi sparire, vieni. Mi scusi, vieni, fammi sparire. Una... Ok, Madonna. Sì, sì, ma non danno, ma non danno. Ma dopo faccio vedere come mi faccio sparire. Senti, allora, questo qua... Quinto. Questo qua deve imparare un po' il rispetto, quindi adesso... Quando escono i due tipi lì, quando esce la tipa e il tipo, chiudiamo il locale, uno fa la guardia, io lo rapino, e poi lo portiamo sul deserto. Ma Quinto, ma ascoltami un po', organizziamoci meglio. Andiamo a prendere le pistole qui a fianco, primo. Qui a fianco c'è l'armeria. Io c'ho lo curtello, c'ho. La pistola, non è meglio, 3 pistole. Ok, andiamo a prendere 3 pistole, vai. Andiamo, io intanto lo tengo occupato questo. Tu andando vai a prendere la pistola. Vai, vai, ci vado io. Quinto, aspetta. Il problema è che mi servi anche tu, perché non c'ho i soldi anche per te. No, no, per me non mi serve, noi c'ho lo curtello. Ah, non la vuoi? No, non lo voglio. Vai. Vabbè, va bene, Quinto. Sì, vai, aspetta. Andiamo. Oh, ma te ne vai? Hai cagato il cazzo. Ma che vuoi? Io sto semplicemente passeggiando, non posso passeggiare. Ti dico, nella mia concessionaria, non ti voglio di uscire. Dai. Allora, chiama la polizia, chiama. Vabbè. Chiama la polizia, chiama. Va bene. Chiamala, vai. Chiama la polizia, chiama. Chiama la polizia e di che c'è una persona che non se ne vuole andare dal mio concessionario. Io sono in luogo pubblico, è aperto al pubblico. Io sono appunto, qui. Ma tu mi stai infastidendo? Io sto camminando e basta, non sto nemmeno parlando. Ti ho detto che non ti faccio lo sconto. No, tu mi hai detto che mi fai sparire dalla faccia della terra.
Testimoni loro due, vero? Con il tempo. Eh? Non adesso. È vero che mi faceva sparire dalla faccia la terra, ha detto così il signore? L'avete sentito pure voi due? Guardi, io purtroppo ero un attimo distratta. Distratto? Io non ho pensieri. Non laggo però purtroppo. Ok, allora facciamo così, allora. Porca miseria, perché guarda. Allora, facciamo così, allora. Io... Senti, fra. Sì, vai. Chiama la polizia. Oh, un patto lo vuoi fare o no? Che patto? Ti regala la macchina, basta che te ne... Ok, voglio la cosa quella lì, la Stringer 2, lì, come si chiamava? Come si chiamava, no, ragazzi? Quella non te la posso regalare. Posso regalare una macchina. La V2. Vuoi la V2? Sì. A base che te ne vai? Sì, me ne vado. Okay. Ciao, mi senti? Mi ha regalato la macchina, zitto. Come l'ha regalata? Mi ha regalato la macchina. Zitto, la macchina gratis. Buono. V2? No, Quinto, qui mi sa che ci ferma la polizia. Se ce l'hai rosa ancora meglio. O rosa oppure bianca, anche cerchi in lega però, Signori, tutto bene? Sì. Sto comprando una nuova macchina, un veicolo. Signora, tutto bene? Sì, come no? Stavo facendo una... Non chiedevo a lei, chiedevo al signore qui, al proprietario, al signore. Sì, no, va bene. Mi ha solo detto che mi fa sparire dalla faccia della terra, però tranquillo, tutto a posto. Mo' mi regala la macchina. Come mai ci dovrebbe esserci un motivo per questa risposta? Non lo so, sono entrato, gli ho chiesto una macchina, quanto costava, gli ho chiesto un po' di sconto, perché $180,000 mi sembravano tanti, e mi ha detto... mi ha mandato a fanculo, mi ha detto che me lo dovevo levare dal cazzo, e che che non sapeva chi era lui... E mi ha detto che mi faceva sparire dalla faccia della terra. E io semplicemente sembra un po' troppo eccessivo. Anche a me. Però mi regala la macchina. Quindi appena mi regala la macchina me levo dalle palle. Salve, mi può raccontare? No, sì, aspetta un attimo. Qui venga qui, signore. Sì, venga. Devo venire pure io? No, aspetti qui dietro. Ok. Ma sa che questo figlio di puttana ha chiamato gli sbirri. Mi servite. No, li avevo presi prima io. Mi servite voi due, perché mi servono i testimoni. Ok, digli 5 minuti e sto arrivando. Ma che 5 minuti, Dio Cristo? Qua mi sembra servito subito, 2 minuti. Lascio per così arriva allora, 2 minuti arriva. E qua mi resta qua. Mi servono i testimoni, dovete venire a testimoniare. Sto correndo. Figlio di puttana. Allora, grazie mille NGT Federmelo 23, ti piacere Sabba, grazie mille. Un bacio enorme, grazie mille, grazie. Il bangone? No, attio scendi in luogo pubblico, non si può. Rischio la galera, rischio. Sto correndo, Quinto. Con calma, tranquillo. Ah, con calma? Vabbè, digli che la polizia l'avevo chiamata io, il poliziotto. Digli che siamo gente per bene. Ah, l'hai chiamata tu? Porca troia, dimmelo prima. Me ne ero dimenticato, colpa mia. Che volevo fargli chiudere tutto. La V2, vuoi passare domani? È che c'ho problemi con il catalogo. Col catalogo? Allora regalami quell'altra, la Slinger 2, l'altra. Signore, perché deve regalarmi un'altra? Ci sono problemi al catalogo. Perché? Perché praticamente io sto qui dentro il locale, cammino, stavo passeggiando, stavo guardando la magnifica Audi lì, la Lamborghini, quella Lamborghini lì che è bellissima. Nuovo modello, super esclusivo. Stavo guardando anche la BMW lì in copertina. E niente, diciamo che è arrivato il tipo e mi ha detto che me lo dovevo andare a fare in culo.
e che non mi voleva e che me ne dovevo uscire dal locale. Sicuro detto, che scusa, mi sta raccontando tutti i passi di quello che è successo prima che il signore arrivi da lei, è arrivato da lei a spiegargli tutto, anzi a dirgli queste parole. Come? Il signore mi ha pregato gentilmente di allontanarla in quanto uno non funziona il catalogo e sta disturbando anche i clienti che stanno qui all'interno. Infatti, ma che sto masturbando? Ma chi ha masturbato nessuno? Disturbando, signore, disturbando. Ascolti, non, non ho masturbato, non ho masturbato nessuno io, signor poliziotto. Disturbando, disturbando. Con la ma non ho masturbato nessuno io. Ascolti, si diverte anche ad alterare le varie parole che noi diciamo. Signore, la prego di allontanarsi dal locale. Io mi devo allontanare dal locale, perché? Perché lo stiamo pregando con gentilezza. Può andare anche da un altro concessionario. Ma io pure già stato riferito, come le è già stato riferito dal, cioè, dal signore, non può neanche accedere al catalogo, quindi non può avere la sua auto, come dice lei, in regalo. Ascolti, questo signore non ha fatto niente. No? Signore, esatto. Lei ha bisogno di qualcosa? Sì, mi sente bene o no? Sì, sì, la sento bene. Forte e chiaro. Qualcosa? Sì, sì, ma ascolti, poi dopo è arrivato il signore qui, questo qua, quello con l'appello, il proprietario, mi ha detto che me ne dovevo andare a fare in culo, mi ha detto. Capisco che anche le parole usate dal proprietario non sono consone, però in questo momento... Beh, signori, possiamo fare una cosa, magari ne parliamo meglio qui fuori, così abbiamo tutto il tempo di chiacchierare senza... Che vuoi fare cazzotti con me? Vuoi fare? Guarda che io sono... No, 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 dai, su, ma che stavo... Dai, mamma, donna santa! Ci sono altri concessionari, allora. Venite, signori, parliamo fuori. Facciamo così, mi dai 10.000 dollari e la chiudiamo qua. E me ne vado via, non me faccio più vedere qua dentro, vado, non ci vengo più. Signori, venite, venite, ne parliamo fuori. Adesso? Sì, sì, venite, venite. Adesso, adesso. Me vorrei regalare la macchina, costa 20.000. Me dai 10.000, io me ne vado di coglioni, guarda, non ci vengo più qua dentro. Scusi, ma questo è un ricatto? No, 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 ma che? Ma mi sei ricattato, fra? Io ho ricattato? No, ma tu mi hai detto che mi regalavi signori, la macchina. Signori. Ma hai detto tu che mi regalavi fuori, la macchina? Sì, tu detto... parliamone fuori, gentilmente. Ma ha detto che mi regalava la macchina. Mi ha pure detto allora... che... A quanto pare quest'auto non la riceverà più. Ok, non la riceverò in regalo. E allora non la riceverò, andiamo, dammi 10.000 dollari. Parlarne, inutile parlare. Che le deve dare 10.000 dollari, mi scusi. Appunto. Non è un regalo, è uno scambio, un'offerta. Ok. Ma non puoi andare a lavorare come lo fanno tutti quanti? Non puoi andare a lavorare? Io già lavoro, ma già... Eccomi, quinto. L'affitto, il boi... Ma andata lì. Non è l'unico qui in città, mi dispiace, ma non è l'unico qui in città con questa situazione. È Stefano Mascaro. Alexa, rispondi! Chi è? Uè, Matteo! Rieccomi. Chi è? Gennaro! Ecco, mi dica. Alexa, bloccalo. Signori! Signora, il poliziotto con cui ho parlato al telefono? Allora, negativo, stavo parlando con i poliziotti qui. E praticamente, cioè, non so per quale motivo sono venuti qui, ma comunque mi vogliono cacciare dal locale. Agenti? Dica. Gli do 10.000 dollari basta che finiamo. Buonasera, colleghi! Che cosa è succeduto qua? Che è questo? Ma che è successo qua, colleghi? Perché sei un po' stanchitello? Ma che cazzo fai? Pezzo di merda! Alexa, zitta, rifiuta. Chi è qui su? Oh, l'animale dei mortaci due. Io sono il carabinieri. Scappa, Quinto, scappa. Zitto, zitto, zitto. Vattene via. Fermo, Quinto, stai giù. Oh, aspetta, pappone. Fermo un po', fermati. Fermo qui, Quinto. Colleghi, scusatemi. Quinto, gli ho detto che stai sul retro con la pistola. Appena se ne vanno, rabbiamo il colpo. Hai capito, Quinto? Sì, 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 ho capito. Tutto appena se ne vanno, devi scendere e rapirlo, che io non c'ho il coltello. Ok, Alexa, io li distraggo. Rispondi. Appena ti do il via radio, fai. Ok, parla. Oh, porco Dio, mi hai rotto i coglioni. Ma che sei, scemo? Perché hai chiuso? Ma lo sai che sei scemo? No, non sono scemo. Senti, allora, tu sei un bambino, sicuramente non sarai normale, ok? Ci avrai non so quanti anni, però, porco Dio, non mi chiamare più, ok? Mi hai rotto il cazzo! Basta! Non ti arrabbiare, però.
Porca madonna, mi chiami tre volte. Già è la seconda volta che ti dico di non chiamarmi più. Allora sei scemo. Ho capito, però non ti arrabbiare. Eh no, mi arrabbio sì, mi rompi i coglioni. Va bene, scusami. Alexa, basta, chiudi. Allora, eccoci. Okay, ci sei? Sì, sì, in me. Ok, allora. Quinto, veloce, sta ritornando. Che devo fare? Rapiscilo che ti ho portato via la polizia. Ah, questo lo devo rapire? Allora, questa qua è una rapina. Veloce, veloce, fai veloce. Questa, veloce, questa veloce. È una rapina, scendi subito dal veicolo, immediatamente. Stanno ritornando, torna sul retro, torna sul retro. Allora, qua. Vieni qua, vieni, vieni qua. Allora, monta in macchina, immediatamente, forza. In macchina, dietro. Dietro, dietro, no. Monta subito in macchina, dietro. Ok. Dove sei, Quinto? Sei legato. Sto arrivando, l'ho rapito, l'ho rapito. Chi hai rapito? È il tipo che stava dentro la macchina. Lui, quello lì, il capo del concessionario dobbiamo rapire. Ah, quello? Mannaggia te. Allora, quello, mannaggia te, l'ho portato okay, io tutta okay, la polizia. Ok, ok, ok. Allora, qua, te slego, vai. Ok, monta, monta, andiamo, andiamo. Monta. Allora. Mi sono sbagliato, scusami. Monta. Allora, dimmi dove sta il concessionario. Aspetta. Sì, sì, aspetto. Metti un punto. Devo venire con il preservativo sulla testa? Corri, corri, sì, preservativo, preservativo. Arrivo. No, c'è da ammazzare quello lì che hai accoltellato prima, eh. Ma quello? Quello là, figlio di puttana, lascio. Quello lì, Perché gli ha abbracciato? Veloce, Quinto, veloce. Arrivo. Sei tu? Dove sei? Fanculo taxi da merda. Ma madonna, ma ce l'hai la potenza. Madonna, ce l'ho la potenza. Arrivo, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sono dove davanti, sei? Tu dove sei? Sei quello lì dietro? Sì. Vai, entra, rapiscilo e io ti copro, vai, vai, vai. Ok. Sei tu questo qui con l'auto, vai, rapisci. Scendi a rapiscio, prendilo, prendilo. Questa è una rapina. Ma vieni a fanculo, la rapina. Esci da davanti e sali con noi. Frate, tu le mani santo. Esci, come non posso fare? Non lo posso, non puoi fare dentro un locale. Ah, se alza le mani, si può subito le mani. Per chiamare la polizia, prendilo, prendilo veloce, prendilo veloce, che arriva la polizia. Alza le mani, alza le mani, alza subito, alza le mani. Dio santo, Dio, io corri, corri, allora andiamo via, andiamo via, andiamo via. Madonna santa, santissima dolorata. Via, via il preservativo. Sì, sì, fermati levato, qui, fermati qui al bar, come se fosse nulla. Fermati qui. Dove al bar. Sta il bar? Qui a sinistra, il vanilla. Al bar? Ok. Gira qui, gira qui. Sì, andiamo qua, andiamo, vai, al bar. Gira qui e fermati, fermati tranquillo che ci stanno seguendo. Fai finta di niente. Ok, andiamo via, non è finita niente, Andiamo. Andiamo a fare. Bello sto bar, eh. Sì, pronto? Bello. Salve. Sì, pronto. Salve. Sì, allora, io vorrei un servizio qui al Vanilla, se possibile. Subito, subito. Venga, sì. Si accomodi. Vengo? Venga all'interno. Sì, sì, sì. Venga all'interno, ma, provvediamo. Ma è tutto compreso? Tutto sì, nel servizio? Certo, certo. Che è successo? Ok, ok, allora arrivo subito. No, io? Come, io lavoro qui. Lavoro per cosa, qui. Signora? Lei con il ciuccotto nero, no? Lei con la bambina Ah, lei lavora qui? Sì, sì, ma ma la dove gente sono le donne? Dove sono le donne? Sì, sì, ma la gente ti sta chiamando, vai dalla gente. Dove sì, sono le donne? Mi scusi, ma c'ho problemi. C'ho problemi c'è? Allora, c'ho problemi sulla, sugli occhi che mi sta venendo un attacco strano, epilettico. Mi puoi togliere per favore i fari? Che c'ho veramente. Grazie, no, grazie, grazie mille, grazie. E pure quell'altra macchina però, grazie mille. Che problema c'è, mi dica? C'ho gli attacchi epilettici, per favore, mi potete togliere i fari? Scusami.
Puoi togliere di mettere le scarpe, io non ti vedo. Sì, sì, spero. Per favore. Per favore, mi puoi togliere i fari che ho gli attacchi epilettici? Dov'è il poliziotto? Ma che è successo? Tutta la polizia ci sta. È quinto che ci inseguo, tanto non c'è un allora, mascherato. Allora, tutti. Io so come funzionano certe situazioni. Noi non abbiamo fatto nulla, non ci abbiamo nulla, quindi a posto così. Infatti sì, non capisco. Cosa volete noi, poliziotti? Che è successo? Ah, ma non vogliono niente, non c'hanno niente, non c'hanno, ci hanno chiesto niente. Mi ha detto di fermarmi, mi ha detto. Ah, ti hanno detto di fermarti? Ma perché? Tu non lo so. Ah, non lo so. Barbuto. Andiamo, andiamo. Andiamo. Barbuto. Signor Barbone, ma lei lavora qui? Barbone, sì. Mi hanno dato del Barbuto. Ha detto Barbone. Ha detto Barbone. Dove sono le donne? Mike Michele? Non ci sono ancora le donne, vuoi fare un privé? Vogliamo le donne, vogliamo, vero Quinto? No, appena abbiamo le donne facciamo la luce. Grazie mille Mike Michele, ciao bellissimo. Grazie mille anche NGT Federmelo, gli 7 mesi di resub e Focci ai 066. Ci sta, ci sta. Un bacio enorme, grazie mille. Alexander, 41 mesi, cazzo. Grazie, e Lori, grazie mille pure a te. A chi? A nonno. È a nonno sfortunato. Andiamo dentro. Non c'è neanche da bere. È nata nella parte sfortunata della terra. Che dobbiamo fare? Ci mettiamo seduti. Mettiamo seduti dentro? Andiamo a parlare col vecchio, andiamo. Salve. Salve. Come ci si mette? Questo è mio zio, questo pelato, trattatelo bene. Se no si incazza. Signor. Come ci si mette seduti tipo col braccio così qua sopra? Ci sta una seduta tipo che stai così col braccio così da boss, da boss della mafia? O per forza seduti? Sì, c'è il... Signore, Ah, ecco, Pasquale, mio zio, si chiama Pasquale. Sì, c'è il... Pasquale, ci stai? Oh, fate i bravi, che questo paese impazzisce e va a coltella tutti. Ma sta a dormire in piedi. Oh, fate i bravi vicino allo zio, ve lo dico. Certo. Zio, ti stanno infastidendo. Zio, questo neanche parla, non è che l'avete imbalzamato. Non c'è le scorreggine nel testo in questo momento. È probabile. Zio, fai ciò. È imbalsamato, mi sa. Si è addormentato, si fa il pisolino ogni tanto. Ah, lasciamolo dormire, va. Ma c'avete la bamba? No, quella no. Che cazzo è da fare? Non dire lo zio tu. Oh, Quinto, che stai a fare? Dal bravo. Perché non ci stanno le donne, Come? Non ci stanno le donne, che dobbiamo fare qui? Ma non le vedi? Ci sta una chiappa sopra la testa mia, ci stanno due chiappe, belle. Ho capito, due chiappe però sono finte. Ah, finte. Ascoltami chiama, un po'. Chiama il cameriere, per favore. E che cazzo è il cameriere? Quello là che sta dietro il bancone. Dici? Servizio in tavola, andiamo. Oh. Caro. Ascolta, c'è un cliente molto importante lì che ti vuole parlare. È lì dietro, al tavolo. Dice che ha urgenza... Solo che l'uomo così col denaro qua. Andiamo. Chi? Questo qui, padrone, le ho portato ciò che voleva. Salve. Salve signore, mi dica. Piacere, mi chiamo Quinto Capocchia. Piacere Paolo, mi dica. Allora, io vorrei un po' un privé tipo con una ragazza. Ci avete una ragazza qui, un po' di donne, un po' di ragazze? Le ragazze sì, ci sono, però dobbiamo aspettare il allontanate. Il direttore. In zona privata. Scusa. Beh, solo per parlare, mica voglio un ballo. Voglio che stanno qua, una a destra e una a sinistra. Sì, dobbiamo parlare col direttore per vedere se possono venire le ragazze, capito? Beh, non è che sono morto. Non è che sono morto di figa, però. Vabbè, ho capito, signore. Vuole scherzare con un po' di ragazze, magari da ballare addosso. Sì, ma di solito questo qui dovrebbe essere un locale, cioè un locale dove ci sono le donne. O no? O dove sono finito? Ma che cazzo non mi va niente? Io devo aspettare il tuo cazzo di direttore per due donne? Ed è merda. Che ha detto quello? Ha detto vecchio del merda. Ah. Questo è impazzito, picchia il vecchio. Cazzo.
Ehi! Hey. Quello è pazzo. Ehi, hey, tu! Capelli bianchi! Cazzo fai? Mi stai disturbando! Vai via! Aspetta un pochettino che arriva il detto, il direttore le dico se possono arrivare le ragazze. Sì, ma chiami la security, là si stanno a picchiare. Si stanno picchiando. Raga, non picchiate. Io, venite un attimo qua. Cattie. Senti, Quinto. Questi sono dei charla. Dobbiamo andare a rapinare quello lì. Chi? Ah, quello del concessionario. Senti, io qua mi sto a rompere i coglioni, la pistola niente, da... Sì. C'è da aspettare, l'ho prenotata, cioè... Ah, l'hai prenotata? Sì. Allora, signori, le voglio dire una cosa, le ragazze ancora per ora non sono disponibili. Perché non ci sono. Vabbè, allora fammi dire che questo qui è un locale veramente molto, diciamo, come posso dire... Uno schifo. Hai presente i cani? Hai presente i cani? Ma io mi dissocio. I cani mangiano, poi che fanno quando mangiano, dopo mangiato? Cagano. Esatto, ecco. Questo è un locale di merda, come i cani. Uguale. Mi dispiace signore, se non le è piaciuto se ne può anche andare. Penso proprio di sì, e ti metterò 0 stelle su TripAdvisor. E lo sconsiglierò a tutti. Locale dove ci sono le donne, ma senza donne. No signore, poi appena ci saranno le donne che fa? Viene e io non la faccio entrare. È una merda soca, hai capito? Basta. Ci saranno. Appena domani, appena stasera verranno una decina di femmine. Lo chiamo Simo Playa, combà. Ma mai più. Andiamo. Playa. Ecco una donna. Ha perso tre clienti, ha perso. Eccola le donne. Ma che non è una donna per... Non è una donna. È un Transformer. Andiamo via qua. Il posto di merda. Qua. Qui c'è certa gente che. Andiamo. C'è gente che picchia vecchi di tutto, cioè. Ma se può fare una rapina qua? Ma che è una rapina? Chi vuoi rapinare? No, andiamo un locale. Non si può? Arrivederci. Dove sta? Sali. Oh, dove stai? Dove state? Oh! Vi siete materializzati? Senti, non è che ho picchiato il vecchio, che lui mi ha rubato la busta paga. Ah, ti ha rubato la busta paga? Sono qui, sono. Sì, io adesso chiamo i NAS, faccio venire i NAS qui dentro. I NAS? Scappari tu! I NAS! Scappari! Chiamo il NAS! Controllo io! O sai chi sono io o no? Mi dica, chi è lei? Sono boss di carta in setta! Sai chi sono? No, boss di mi vedi? No, dove? Ah sì, adesso sì, ti vedo. Sali in auto tu. Senti, do quale auto? Ah, no, questa non la vedi? Non la vedi questa? Sì. Capo stazione. Visibile stavo usando, vabbè dai. Chi che comanda i treni? Chi che fa partire un treno? Guida tu. Quello che sta raccontando la storia della sua vita. Andiamo. Francisco. Andiamo. A stare caldo. Napoleone. Oh. Qui c'è da fare benzina, cambiamo auto. Oh, cazzo. Cambio di veicolo. Figura del merda. Ehi, moonwalk. Ehi. I mimi. Aspetta. Ma che cazzo è successo? Porca la puttana, che cazzo siamo qua? Aspetta, stai. Dai un attimo. Siamo? Non mi muovo allora. Che favo? Artisti di strada! Oh, tu! No. E niente. Ok, niente. Abbiamo fatto la magia. Andiamo, vai! Andiamo, vieni qua. Vieni qui, Quinto, prendiamo la supercar. Yo! Pure questa? Eccolo, pure questo moonwalk. No, va. Ah no, questa no, ok, vai, monda, sitcar, io. Come si fa? Sitcar. Allora, grazie mille a Zappa 891, 8 mesi. Un bacio enorme. Preservativo, Quinto? Eh? Lo usiamo il preservativo? Vai. Andiamo. Dove vai? Porco diavolo, dove vai? Tu? Preservativo, Ok, preservativo, io. Vai. Andiamo. Messo il preservativo. Oggi siamo presentati comunque noi. Ah no? Piacere, mi chiamo Quinto Capocchia. Ah, piacere, Giovanni Monzisi. Ok. Eccoli, Quinto, sei pronto? Dove sta?
quello lì davanti, cioè. Sta dentro, sta dentro. Ma aspetta, aspetta però. Ehi, 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 tu, tu, fermati, fermati un attimo, fermati. Ma chi, ma chi stai di? Che ci serve l'auto, ci serve. Fermati un attimo. Ma chi? No, ma dove vai, porco? Ma dove vai, Dio santo di Dio? Serve un'auto a più posti, dove lo carichiamo l'altro? Eh? Ah, ah, è vero. Dopo cazzo lo carichiamo, eccolo lì. Il furgoncino dei gelati, andiamo, andiamo, andiamo. Ciao, cosa, come sto? Aspetta. Alla grande, te invece. Ehi, tu, 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 vuoi fare uno scambio? Ti do la mia auto per il tuo furgone. La vuoi? Eccolo, vedo che ha capito subito, andiamo. Sali, Quinto, ragazzi, sali, un attimo a prendere. Ragazzi, devo prendere un attimo il caffè, per possiamo fuori, prendermi il camion, ragazzi? Dai, vabbè, sta a prendere il caffè, Borelli, dai, vabbè, lascialo. Dai, vabbè, lascialo, dai, 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 lascialo. Andiamo, andiamo. Anzi, no, ma che cazzo gli lasci, porca puttana? C'avevamo un coltello. E dai, ragazzi, vi lasciamo la super. Ce l'ho lasciato adesso, Lugo. Ce l'ho lasciato o no? C'è un coltello sulla mano. Ce l'ho lasciato o no? Me caffè, non caffè, non mi interessa. Andiamo qui, vieni. Ok, andiamo. Andiamo, hanno detto di sì. Hai detto di sì? A posto. Arrivederci. Qua è vero come lo portiamo via con questo. Sì, spero non ci stava niente. Ma che ce deve stare? Ok, si possono fare rapine quindi ai locali? Ai locali? Eh no, non ci stanno, aspetta, ti dico. Ah no, forse c'è, no, 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 non c'è ancora. Le rapine al negozio, senti? Sì. No, non c'è ancora. Lo rapiamo a questo, Quinto? Come fai? Sì, sì. Allora, cos'è che facciamo? Ascoltami, tu te lo prendi bene bene col coltello puntato alla gola, ok? No, ci vorrebbe capito? Qualcuno, ci vorrebbe che qualcuno fa la esca e lo porta fuori. Lo porto io. Vai, 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 giù, vai, 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 portalo fuori. Quinto, poi devi scendere tu col coltello, ok? Sì, sì, spegni la macchina, spegni il veicolo, spegni il veicolo. È spento, è spento. Non ti far vedere, vieni qui. No, no, vieni, no, qui, no, vieni qui, vieni qui dentro. Non mi faccio vedere, sto qua fuori, tranquillo. Bene. Quinto, ascoltami. Ma che cazzo stai a fare, Quinto? Questo so io. Lasciami. Quinto, te lo prendi così e te lo metti dietro, ok? Ok, ricevuto. Ma mi sa che questo non esce, Quinto, eh? Ah, non esce? Secondo me non esce. Ma appena esce. Devi dirgli al tipo che deve, tipo, chiedergli se può provare una macchina. Ma... Non ci casca. Che ha detto? Non si smuove. Quinto, dobbiamo fare irruzione. Dobbiamo fare irruzione. Quinto, sai cos'è che devi fare? Ma non si può. Come non si può? Ho capito. Che dobbiamo fare allora? Nah, non lo so. E che facciamo? Sicuro che dal garage no? Entriamo con l'auto dal garage, poi ci prendiamo con Tiddu e ci diciamo... O sali o ti ammazzo. No, così, no, non si può proprio prendere in ostaggio dentro il locale, capito? Ho capito. Allora niente, andiamo via. In qualche modo sto pezzo di merda, mo' gli facciamo vedere noi. Infatti. Però deve uscire da qualche parte. Quello furgoncino, ma sai chi è che c'era? A me mi conosce, capito? Non ha visto. Ho capito. Ma mettete dietro il locale, dietro il locale. E dietro il locale, aspettiamo. Qui ci mettiamo? Sì, esatto, lì. Okay. Vado io, spegni. Lo... Ok, spegni la macchina. Lo vado a prendere io da dietro. Ok. Ascolta, ve lo porto qui, Quinto, mettetevi dietro, nasconditi nel posto di dietro. Sì. Vai, mettiti anche tu di dietro. Dove cazzo andare? Mettiti di dietro con lui. Sì, ma devi creare un scamotage. Faccio tutto io. Ok, prova. Procede.
culo del dio, ma chi è? Ah, ma le scatole sono, mi sembrava che era una bomba. Non si può prendere dentro il locale, capito ragazzi? Non si può prendere. Come procede, quindi... Abuso di safe zone. Esatto, abuso di safe zone. Quindi, come procede? Giù la radio. Non mi dice niente. Senti, mettete qua dietro. E dietro con me. Che muscolo è? M. Ok. Come procede? Riesci? Aggiornami. Devo fare eruzione? Un attimo. Com'è? Un attimo solo. Ok. È arrivato un proprietario, eh? Ah sì? Solo che non si vogliono smuovere, non vogliono uscire. Fare eruzione. Ehi, signorina! Signorina! Ehi, signorina! Signorina, lei con i capelli blu, riesce a venire qui dietro il furgone, per favore? Le devo dire una cosa. Signorina, con i capelli arancioni, mi sente? Signorina, signorina. Mi sa che quella donna è la tipa? Vai, valla a prendere, valla a prendere, valla a prendere. Ci mettiamo dentro il furgone? No, vai fuori qua. No. Portala. Vai dentro il furgone. Vai dentro il furgone. Anzi, vai. Sì, sì. Quinto, qui non si vogliono smuovere. Appena esce un po' la signora, te la prendi tu, ok? Ecco, ferma, ti stavo... No, vieni fuori. Ok. Vabbè, senti, andiamo via, tanto qua è impossibile. Senti, qua è impossibile, andiamo via, tanto qua è inutile. Andiamo via, andiamo. Vai via, Quinto. Guarda che sono lì fuori, È lui, è lui. Senti, ma qua è... Ce ne andiamo? Stava con lo coltello puntato. Col coltello puntato. Un uomo incappucciato, ti dico fermati, e quella scappa via. Vabbè. Non è... Dai, vabbè. Allora, chi era quel tipo di prima che stava dentro il locale? Quello vestito da carabiniere? Chi era? Non lo so. Come non lo sai? Quello dentro il locale da carabiniere non lo so. Quello pagliaccio di merda che era vestito da carabiniere. Quello lì, Quinto, sai dove che l'avevo già visto? L'avevo visto al Vanilla, dove siamo andati prima, che lavorava come security. Al Vanilla lavorava quel pezzo di merda? Sì, l'ho visto lì che faceva la security. Sei sicuro? Sarò sicuro. Ma ce l'hai il numero?
E no che non c'ho il numero, che faccio? Chiedo il numero a tutti. Vai a vedere se sta qualcuno. Sicuro? Sono sicuro, sì sì. Quello io lo voglio prendere, quello. Quello mi sta proprio sui coglioni. Sta lì, andiamo a vedere se sta lì. Eh? Andiamo a vedere se sta al Vanilla. Andiamo. Tu dici che andiamo. Lavora come security quello? Beh, l'ho visto come security io. Andiamo al Vanilla. Metti il punto. Guido io? No, guido io. Metti il così punto. Così tutte dietro, mi fai effetto a sorpresa. Vai, metti. Mettiti in basso a destra. Dove? In basso a destra. Ah, vuoi guida tu? Bravo. Ma non ce la teniamo la maschera? Sì, io ce l'ho la maschera. Ah, ok, infatti. Alzi un po' le corde. Sì, mi senti? Stai sento bene. Vai. Mettiamoci un preservativo. Andiamo. Peccato, quella lì sai chi era la mamma era. Ah, la madre? Era la madre di quello, ha detto. Che coglioni. Guarda come scappano via, guarda come c'hanno paura. A coglioni! Urla, sì. Va. A me dall'aria, anzi, torna là. Ma che torna là? Torna là. Torna là. Torniamo? Io lo dico io. Sì, torna là. Andiamo. Vai, piano. Che dobbiamo fare? Quinto. Vai, cammina. Cazzo fanno? Cammina. Via. Oh, la rapiamo adesso la signora? No. Girati. Guarda come è scappato dentro. Vai. Vai lì. Guarda. E ci seguono? Ma che fanno? Ci seguono? No. Sì. Oh, è lì da solo la signora, vai. Quinto. Sì, lo so. No, torna indietro. No. Che... Devi fare. Aspetta, fammi guidare a me. Vai, guida tu qua. Devi. Due piani almeno te li tieni tu, vai. Ascoltami, se la devi rapire, ok? Tu scendi. Oh, non mi fa guidare, corri. Non mi fa guidare. Come no? Scusami, aspetta che sto io, scusami. Vai, sali. Ok, mo te faccio vedere. Che stai a fare, Quinto? Levate la maschera. Scusatemi, cari, non vi vede. A me non mi vale quel genere. No, non è questi che voglio vedere. Secondo me questi stanno tipo nascosti. Che è? Diteci. Eh? E che devi dirci? Ci vuole parlare quello lì? Beh, che ne so io. Dove stanno questi? Questi qui dietro stanno. Che vuoi? Dove? Che vuoi? Ma chi so? Fermati dove? Un attimo che gli parliamo. Dietro di te stanno. Ma dove? Dietro, che fermo. Non li vedo. Ma che passa montagna vuoi? Ma va a cagare. Ma non li vedo! Dove stanno? Stanno al lato destra. Fermati. Ma ci sta ecco, nessuno a destra! Qui. Te lo assicuro, senti che parlano, fermati. Parlate! Oh, vuoi parla? Hai sentito? No! Vaffanculo allora. Oh, ci ha minacciato! Quinto, rapisci, ora che ferma, Vai. Mettila dietro nel dietro. Chi è che spara? Dietro, oh, chi è che spara? Mettila dietro, chi è che spara? Lì sta sparando qualcuno. No. No, non l'hai visto mai. Quinto, vai veloce, Quinto. Vai a prenderla, ascoltami, tu te la prendi, te la carichi, passa montagna. Tu la prendi, te la carichi dietro. No, vibratore. Lo so, mi sono sbagliato, un attimo. Veloce. Tu te la carichi dietro. Ok, Quinto, e io guido, ok? Ora li vedi? Salve, mi sente? Ciao. Sì, salve. Quant'è? Salve. Tua madre quant'è? Ah no? Oh, ma che dice? Come mi madre? Tua madre quant'è? Ma scusa, sta in strada? Ah no, scusa, fa un altro lavoro? Sì, tua madre forse lo fa quel lavoro, non scusi, mio. Stai sotto il palo. Sotto il palo, io quindi... pensavo che facevi... Scusi, non ho sbagliato, mi scusi, pensavo facesse i lavori... Ah no, guarda, non sono tua madre, quindi quel lavoro non lo faccio. Ma se vedi una ragazza in mezzo alla strada vuol dire che fa quel lavoro, perdonami. Beh, oddio, dipende come sta messa. Io sto bene in realtà, guarda, non ho problemi, quel lavoro lo fai tu forse. Un attimo che o devo che faccio, buca le ruote questo. Un attimo, chi è che ha bucato le ruote? Uno stronzo. Vabbè. Quinto, che vuoi fare? Non la vuoi rapire? Ma te lo dico che faccio?
No, no, Quinto, no! No! Cazzo! Scappa, fuglio, fuglio, fuglio! Quinto, devi scappare, devi. Devi scappare. Certo, scappo via, barco di bagno! Oh, elevatevi! Con il furgoncino siamo, via! Chi è questo? Ho sentito questo! Chi è? Urco diavolo, no, sono preso in meno! No, l'hai preso! No, presa. Ma non l'ho preso in meno! E io ho visto di sì! No, 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 de lato! Quinto, ascoltami! No, fermati, fermati! No, che non mi fermo, va! Sì, vaffanculo, vai! Fagli vedere chi comanda! Che vuole? Che devo fare io? Fermati! Voglio parlare! Parla, parla che ti ascolta, aiuto! Ma capito che volevi parlare, ma... porco diavolo, aia che dolore, aia, che dolore! Ma vuole parlare? È attraversato la staccionata, è attraversato! Ma che ne so perché? Vai, risali, ora che sta messa male, vai, rubagli tutto. Ma chi devo rubare? Dove? Alla pupa, lì, alla tizia. Ma non voglio rubare niente a nessuno, io me ne vado via, me ne vado. Non la rapiamo? Ma che vuoi rapire a quella? Rapiscila, che è la madre di quello che ti ha insultato. Ma quella c'ha un cazzo dentro il culo, ma ti pare che... Ma chi vuole rapirla quella? Mi sa che qualche angioletto t'ha visto, eh? Ma che angioletto? L'angelo di sto cazzo! L'angelo di sto cazzo che mi deve succhiare, porca madonna! Ma che cazzo vuoi da me? No, mi sei scaricato le cuffie, porco madonna! Niente. Aspetta, guida tu. Angioletto, scusaci, che è alle prime armi. Qui c'è da rapirla. Ma qui sei pelato tu, Giovanni? Vedo pelato. Vediamo se sta ancora vivo. Lì. Porca la puttana. Ok, eccoci. Oh, dove stai? Quinto, siamo qui, la vedi? È lì davanti, Ma non me ne frega niente se sta là davanti. Ma non me ne frega niente. E non la vuoi rapire? È andata via la missione, non la vuoi più rapire? No. Allora, ce ne andiamo via. No, non la voglio rapire, ma passagli vicino. Voglio urlargli contro. E urli contro, passa veloce, No, sì, veloce. Vai. UDM di sto cazzo! Mi sa che ti sentiva un po' male, eh? Mi senti? Ora sì, ti sento. Ok, via, vai via. Ascoltami un attimo, c'ho un lavoretto per te a sto punto, andiamo a fare? Vai. Andiamo. Allora, ciao Daniel 1, 29 mesi di resub, grazie mille, bellissimo. Allora, un ok. Ah, ascoltami, ce li hai ancora quei soldi non rintracciabili? Grazie mille Astro Fabio, grazie mille della sub, grazie mille. E ancora? I soldi non rintracciabili, ce li hai? Sì, stanno a casa. Quanti sono più o meno? Urco diavolo, tanti. Tanti? E allora dopo andiamo a farceli cambiare da qualcuno. Vai. Andiamo a vedere se hanno c'è qualcuno che ci aiuta a cambiare. Dove? Oh, questi! Che cazzo, madonna, facete? Oh! Ma è partito l'airbag, è partito! Porco demonio, che dolore qua dietro! Oh! Ma che cazzo dici? Ma che cazzo urla poi? Pezzo di merda qui! Oh! Pezzo del merda. Calmo. Qual è il problema? Scusa. Scusami, pezzo del merda a chi? Scusa, a te, a te. Sacco di mondizia, che cazzo c'è? Hai capito bene. Quindi fuori dai coglioni. Calmo. Guardami bene, i muscoli. Sì. Con un cazzotto ti distruggo, capisci? Lascia la cresta, merda. Non è successo niente, ragazzi, grazie a tutti. Non è successo niente, tranquilli, non abbiamo fatto niente. Arrivederci, no. Possiamo andare. Parte. No, andiamo via. No, noi da questa andiamo parte. Via. Ma che ne so, stavamo a fare? Stavamo sulla strada. Qualsiasi. Oh, prendete questo fucone di merda e andatevene immediatamente. Sì, andiamo via. Ci scusi, andiamo via. Però. No, però. Non se mi buchi le ruote, no, però. Come faccio ad andare via?
Quinto, mi senti? Come faccio a andare via adesso? Mi ha bucato le ruote. No, era uno scherzo. Ha fatto la finta, Andiamo via. Però non mi chiamare sacco di immondizia. Andiamo via. Sì, ha capito bene. Debutta madre significa una cosa per dire, però ha capito bene in italiano che significa. La puttana della mamma. Oh, che cazzo è sta canzone? L'acqua. L'acqua. No, sto messo a pecore, niente acqua. Andiamo quinto. Quinto levati tu? Su coso, levati. Abbassa le mani. Okay. Levati il cappuccio. Sì. Andiamo, vieni. Andiamo? Vai, vai. Che c'è il lavoro top adesso. Hanno scritto in gioco. E dove? Dove sta scritto in assistenza? C'è scritto ti sembra il caso di fare VDM? Non mi ha scritto vai, vieni in caffetteria. Eccolo qui dietro. Sai, entra dentro. Se vogliono vado a vieni a fare il camionista. Se vogliono vado in assistenza e gli dico perché ho fatto VDM. Che non è VDM in realtà. Grazie Luca Verse 496, 4 mesi di resabbia. Grazie mille. Mua! Un bacio enorme. Come? Non ho capito. Vieni a fare il camionista un attimo, vieni qui. Qui il camionista devo fare, sicuro. Il camionista, sì, chi è? Camionista? Ma no, ha messo i lavori, mi rompe i coglioni. Ma farli, vedi che questo è bello, dura 5 minuti ma è bello. Ma mi rompo i coglioni io. Quello illegale, quello che non siamo riusciti a fare. Aspetta un attimo. Quello bello. Lo facciamo o non lo facciamo, ragazzi? Facciamo? No, non mi piace. Lo farò fare un'altra volta. Che questo bello e legale. Che arrivano i motociclisti e ti sparano. Arrivano. Ma che me ne frega a me di botte. Andiamo, che li botte? Gente vera. Ah sì? Vera? Sì. Ma vera, vera? È vera, vera. O vera, vera, non vera? Vera, non vera o vera, vera? Vera, vera? Vera, vera. Andiamo. Andiamo? Andiamo a vedere com'è. Andiamo qui, va. Gente vera, Camionista? Vai, 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 camion... Ok, fatto. Andiamo. Quindo, Quindo. Chi è? Io. Quindo ti saluto, Sì, ciao. Buonanotte, buonanotte. Ciao, dammi il tirapugni. Ciao. No, tira pugni poi domani che mi c'ho una sgarra con i picciotti. Non ho detto NPC. Va bene. Ciao Genna, ciao a tutti, vera, ciao a tutti, anche quello del ciao. Ciao. No, adesso andiamo, detto, Quinto, andiamo. Saluti fatti, ci andiamo. Vieni qui che devi parlare con Franco. Vediamo se ci sta. Oh, qui? Che cazzo la guardi? Che cazzo vuoi? Furgone. A tappia, forza. Dai, levati dai coglioni, va. O te vanno a Villa Borghese. Sai, andiamo. Dov'è il camion? Sì. Qual è il tuo camion? Non c'è il tuo camion. Eccolo, è questo? È questo, dice. E devo guidare io? Come vuoi. Vabbè, dai. Lo vedi? Il punto? Sì, lo vedi? Andiamo, ok. Andiamo. Devi stare attento che qui ti sparano subito, però. Sì. Ma era Ninja che parlava. Sì, che era il non pensante, era. Ah, era non pensante, ma dove è? Certo. Senti, però io qua devo essere sincero, mi sto un po' rompere le scatole. E potevamo rapire quella. E poi che facevi? Dove andavi? E poi ma non hai visto quando... Ma non hai visto quanta gente era? Lo so che ce n'erano tanti. Andiamo a cercare se non quello lì al vanilla. Andiamo a vedere se c'è quello al vanilla. Sì, quello già è meglio, sì. Ma prima facciamo questo, va. Facciamo questo prima. Fa questo? Vabbè, passiamo due secondi, tanto è qui. Ah, ok, è qui. È più a fianco. Ecco.
Tranquilli, ogni tanto si blocca. Tranquilli, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Pure al computer gli si è rotto i coglioni. Esatto. Esatto, esatto. Allora, dicevamo. Vado un attimo a prendere qualcosa da mangiare. Nel frattempo arrivo subito, eh. Arrivo. Io ho fame, cazzo. Devo mangiare. Allora, meglio un'ora o 60 minuti, de che... Ma è la stessa roba. A me sti giochetti non me li devi fare. Io sono molto più intelligente di quello che pensi. Good night. Ma come ha rotto i coglioni? Adesso Gorb, perché? Ma è tanto simpatico. La priora, ma anche forse. Ma io come faccio a mettere la pubblicità che sto a giocare? Io la devo fare la gang, solo che devo fare la storia. Piano piano, con una storiella. Allora, io sto praticamente tra il 141 e il 150. No, mafia no, mai. No, gang, mafia è troppo difficile. No, no, gang, gang. La mafia è troppo. Che fai, il pistop? Sì. Ascoltami. Arrivo. Ho chiesto di quel ragazzo, eh. Mi hanno detto che non lavora lì, si mette solo qualche volta lì appostato. Ah, è così, in maniera abusiva. Sì, sì, così, abusiva. Fammi andare un attimo a chiedere per la pistola. Andiamo a 143. 143? Cazzo, sì. Boh. Il lavoro non può più farlo, peccato. Dove è sto 143? Ah, qui davanti. Ma io ce l'ho già il gruppo, c'ho 15 persone sul gruppo Telegram. Qui puoi andare? La sindrome. Quello. E questo già. E andiamo qua. E che? Ma che ne so che ci sta qua, boh. Andiamo. Piano, 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 lavori, piano, piano, piano. Ah, ma è chiusa, è finta la porta? Salve, qua che si fanno le denunce? No, in centrale di polizia, il 343. 343, allora qua che polizia è? Scusa, qua c'è scritto... C'è scritto Davis. Davis. No, no. Mi c'è scritto polizia. Devi andare. Qua non è il 343. Ah, non è il 343? No, io... no. 143, io devo... Deve essere venuto. Hanno detto il 143. Poliziotto. Sì. Non è qui? Hai visto cappello blu, vestiti grigi in giro. Gino. Devo fare una denuncia io. Purtroppo no, siamo arrivati adesso, non abbiamo visto nessuno. La denuncia non si fa qui, qua altra cosa. Esatto, Christian Galaxy ha detto bene. Devi andare 3-4-3. Al civico 343. Ah, 343. Allora, 3. Ah, amico mio, un attimo. Mannaggia, che sta sentito male. Non lo so. Boh, vabbè. Che miseria. Sta addormentato. Complimenti per i capelli, signora. Ma voi che lavoro fate? Ce l'ha? Voi fate poliziotti? Sì, più o meno. A mezza special. Però non siete vestiti da poliziotti? No. Mm.
Bello. Sono fuori servizio, ecco perché. Ah, no, perché chiedevo, perché magari pure io volevo fare sto lavoro qua che fate voi. Non dico so. La verità che ci picchiate tutti i giorni. Ma è difficile come lavoro? Sì. Ma voi in pratica... È complicato perché c'è a che fare sempre con un sacco di gente, tipo quello che sta andato via adesso. Mamma mia. Con quelli che dicono che li picchiamo, che non è vero. Andiamo noi, andiamo semplicemente a fare il nostro lavoro. È veramente una rottura di palle allora come lavoro. E questi se ne escono, voi venite a rompere coglioni, voi ci picchiate, voi ci venite a togliere da mangiare. Oh, ma che mi devo venire a togliere a prendere da mangiare a casa tua? A me lo Stato mi paga, mi dà da mangiare, non mi serve il tuo mangiare, quindi facciamo solo il nostro. Una volta che ho staccato, ho timbrato il cartellino, me ne vado a casa, chi cazzo si è visto, si è visto. Posso... Ma quando ve pagano? Ve pagano bene? Ma ci da, dipende dai gradi, ma più o meno un migliaio di dollari a settimana. Nguro! No, sto scherzando, un migliaio di dollari ogni mezz'ora. Nguro! Ma più di me guadagni? È poco. Beh dai, è giusto. Più di me. Insomma, è una città costosa, Los Santos. Per forza ci devono pagare. Quanto ti pagano? Io faccio 15.000 dollari ogni inseguimento. Inseguimento? Scusami, inseguimento nel senso... Quegli inseguimenti... Tipo di inseguimento? Inseguimenti... Che inseguimenti? Mongler qua. Che inseguimenti? Quelli lì con gli stuntman, sai quando nei film si insegue la gente? Ah, esatto, 15.000, rischiamo la vita. Che inseguimenti dobbiamo fare? Però... Colleghi dei che? No, beh, sì, io sono poliziotto, Ah, sì? Sì, Aaron Scott. Ah, ma dove... E per questo, qui lavoro, solo che mi sono trovato la porta chiusa, sì. E aprire la porta perché mi sa che devo ancora farmi le chiavi, le hanno cambiate. Voi che siete poliziotti... Magari lo sapete meglio di me. Ma dov'è che si fa la droga? Dov'è che si raccoglie la droga? 3-4-3. Dov'è che si raccoglie? Dov'è che si raccoglie la droga? Perché io volevo divertirmi un po' stasera, capito? Volevo andare un po' a ballare un po', capito? Volevo essere un po' un attimo, ma adesso sicuramente qualcuno lo sa, aspetti, io lo vado a chiamare. Sì, ma per uso personale, non per venderla, per uso personale. Allora qui dentro. Quinto, guarda che bello. Qualche chilo, ma giusto per uso personale, non per. Collega, il signore qua voleva sapere dov'è che si poteva trovare un po' di droga perché si voleva. Ah, glielo dico subito, civico 403, si avvii che la raggiungo. 403 sta? Sì. La droga? Siamo sicuri? Sì. Ma ci si diverte? Sì. Ma voglia. Ah, un attimo solo, Ma che è successo? La briola, non ho capito. Vado a prendere direttamente quelli di... Non ho capito. Allora, poi le volevo chiedere un'altra informazione. Allora, io vorrei sapere dov'è che, insomma, magari... Non lo so, dove ci si poteva divertire in questa città, perché qua, insomma, non è che c'è stato tanto divertimento qua. Ci sta uno strip club qua vicino. Lo so, ma lo stripper club senza donne, che ci vado a fare? No, ma guardi, adesso, guardi, glielo chiedo a questo signore qua. Sì, chi è? Aia. Salve! Io stronzo! Che cazzo vuoi tu? Ma chi è? Salve! mamma mia, capitano Gino! Salve! Piacere, mi chiamo Quinto Capocchia. Oh, devi andare a parlare. Che cazzo hai fatto la faccia, cazzo? Hai fatto un frontale con un'autocisterna, Cristo. Anch'io? Ti piace? No, scusa. Io, ascolta, so che cerchi droga. Allora, no, volevo giusto un chiletto, ma per uso personale, per dire allora, ragazzi, ti danno la droga, cazzo. Ragazzi, c'è un amico per voi, cazzo. Quinto Capocchia, portatelo là dentro. Il cazzino meglio. Sì. Lei di fronte deve andare, c'hanno tutto loro. Ok, grazie mille, grasi. Dovresti fargli dare la stessa che era stato dato a me. Salve, qua davanti sta la droga? Sì, tutto andiamo, lì. Grazie mille. Andiamo. Ciao. E vuoi tu? Volevo un po' di droga per divertirmi stasera, un po' di acidi, ce lo vedi? Senti, ma te sta a far prendere in giro la stessa. Io c'ho la garantita. No, ma l'ha detto lui, ha detto che la droga sta là, io vado. Ma l'ha detto il poliziotto, me l'ha detto. Vieni, me l'ha detto il poliziotto. Oh, il poliziotto me l'ha detto. Me l'ha detto il poliziotto. Vieni, c'ho metanfetamina. Vieni. Vai, andiamo. Metanfetamina, quella mi piace. Mi piace. Bella. Ah, qualche grimandello ce l'avete pure? No. Grimandello. Mi stanno a prendere in giro comunque. Ah, sì? Sì, ma poi non so. Ma come sta a prendere in giro? Non c'avete la droga?
Quei poliziotti ci minacciano tutti i giorni, no, lo sapete? Ma pure se fosse, vi piano per il culo, faccio le... Quelle ma pace, no, come? Noi... Hai visto a quello con l'occhio, con la benda? Un cazzo di pirata, Crack Scooper. Spada. Pezzo di merda, ci ho preso a cazzotti prima. Ogni volta c'è via per il culo, c'è malmenano, sti bastardi. Ma non se fa, ma non se fa. Ma in questa città... Io bevi, voi cosa fate in città? Come? Noi? Niente. Cosa state facendo voi in città? Ma in realtà niente, adesso ancora nulla. Stiamo cercando di guadagnare qualche soldo, così, come è possibile. Mi interessa guadagnare? Certo. Certo. Stiamo qua per questo. Ma allora... Dipende, che lavoro c'hai? Un paio di furti di veicoli. Ma quelli già li facciamo. Cose, eh? Già li facciamo però. Già li facciamo. Due scippi. I scippi? Quelli sì. No, io vorrei fare tipo rapine, cose così, però ancora... Devi aspettare le armi per quelli. Ma ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo già le armi. Le armi pesanti. Ah. Purtroppo il sole parliamo. 9 mm. Sono un po' più interessanti, io più. Ho capito. SMS. Però non ce le abbiamo le SNS. Ma le SNS sono un po' più schifose da... lo so, ma sono sempre armi. Certo. Cioè, io vi consiglio sempre di buttare la fuga. Trovate una bella macchina. Però se tocca sparare. Solo che quelle veramente sono penose. Loro l'hanno le combat, avete delle SNS. Quello è il problema. Perdete la 100%. Ho capito. C'è dormire il cazzo. Ah, mamma mia, che macello. Vabbè, però, insomma, voi mi sembrate molto forniti, molto... Beh, guardate, non so, io sto mettendo su un bel gruppetto, magari... Ma voi ve la comprate la droga? Per caso? Comprate, vendete, non lo so. La compriamo, la vendiamo, la smerciamo. Ma avete dei punti? Ce la fumiamo. Avete dei punti in cui andarla a prendere? No. E come la prendete allora? No, la compriamo, la vendiamo, la compriamo, mica la andiamo a quando la comprate, scusate, a quando la comprate? Perché? Ma nel senso tipo... Ok. Ma non lo so che tipo ci sta, però se voi mi dite dov'è che si va a prendere, a raccogliere, io vado a raccoglierla, poi ve la porto. No, non lo sappiamo. Ancora non si sa niente di questa cosa. Ah, ancora niente. No, ancora non ci hanno dato il punto. Grazie Parmiero Luigi, grazie mille. Vabbè. Ma che cazzo sta a girare ogni 5 di quella macchina? Io vi saluto e andiamo a fare. Se volete vi lascio un numero di telefono. Sì, sì, quello sì, grazie, quello sì, quello mi piacerebbe. Lascia c'è un numero, va? Sì. Un attimo solo. Il tuo, Joseph. So triplo 5. Oh, te vuoi sta zitto, prezzi. 45. Ma tu sei il capo? Io Joseph. Quello che ti sta dando il numero, Joseph. Perché no, qua non mi funziona. Qua non mi funziona. Perché non funziona il telefono? Che cazzo gli ha preso? Perché prima stavate vicino alla centrale? Non va dietro. Io. Perché prima stavate vicino alla centrale a parlare con quelli? Ma che ne so perché? Ho sentito la denuncia. Denuncia io? No, che denuncia? No, che denuncia? Nessuna denuncia. Quando ci sei di nuovo che... Ripeti un attimo non il numero. Non so come se torno indietro. Ci penso io, poi te lo passo. È tornata Maria. Vabbè, Maria, dove sta Maria? Maria! Oh, Maria! 45. Maria, c'hai i buchi con noi, 54, 188. Se mi interessa... Maria, ma è nome? Vabbè, cagare a Maria, va. Voi avete anche i pezzi di auto, giusto? Sì, certo. Sì, quanto ce li fai? Se volete noi sti pezzi che compriamo. A quanto? Oppure 400.000 dollari sporchi in casa però. E non so cosa farci. Te se la dava fa, abbastanza, i pezzi, sì. I pezzi quanti li vendiamo, ragazzi? 1000 al pezzo. Ma voi fate pure pezzi, ma voi fate pure lavanderia? Per ora no. Per il momento no. Ah no? No, per il momento no. Peccato. Oh, 50 Maria, pezzo? Mariano, Mario? Ma chi le pezze delle macchine, sì, 50 al pezzo. Ok, va benissimo. Il mio numero l'avete, appena sì. Avete un po' contattatemi e vediamo quanto riusciamo a darvi. Va benissimo. Va bene. Andiamo quinto? Tante cure, Babbo Cassi, ma Babbo ancora... Grazie mille, grazie, arrivederci. Ciao, bello. Ciao, bello. Sali. Meglio averci gli amici che come nemici questi.
No, no, c'hai ragione, ascoltami, io avevo parlato con due ragazzi invece, sì. Mi hanno detto che una famiglia gli aveva chiesto a loro sempre i pezzi, capito? Sì. Ah. E le, se aspettiamo, noi ci mettiamo in proprio, quei pezzi ce li pagano 100 al pezzo, secondo me è meglio aspettare. Allora aspettiamo, cazzo. Il doppio ce lo pagano, anche per i soldi, teniamoci tutto. Anzi, andiamo un attimo alle case dei poveri, che ti passo due cose. La casa dei chi? Dei poveri. Dei poveri, dei poveri. E quelle popolari, lì. Su stronzo del concessionario gli diamo fuoco la prossima volta. Prossima volta vediamo con le pistole. Cappucciati con le pistole. Cappucciati, sì. Ora mi prendo la pistola. Io solo che mi hanno detto sì, che sì, devo aspettare 7 giorni per una pistola. Quanto? 7 giorni. Sette, cioè io a me adesso me la dovrebbero dare tra poco. Per ordinarne un'altra hanno detto 7 giorni. Hanno detto che mi chiamavano. C'è un bel po' di gente qui. Auguri, babbo, auguri. Bello, gira la forza. Ci volevo partecipare alla riunione. Chi è qua? Serve. Come te avevo detto, io qua non ci si può parlare, porca troia. Non lo so. Che problemi ci sono? Che è successo qua? Che è successo? Niente, che è successo? Non so, che... Cosa è successo, Belli? Scusa, perché mi ha chiesto di mettermi in mezzo? Volevamo ascoltare, no? Ma ascoltare chi, scusami? Volevo vedere che dicevano. Io ho capito, ma tu? Che vuoi? Io che niente, vuoi? Tu che vuoi? Che vuoi? Niente, appunto, che vuoi? Ci andiamo allora. Dimmi un po'. La riunione. Dimmi un po' che vuoi. Buona serata. Ciao. Eh certo, nemmeno un po' di privacy qua, che cazzo. Già. Bella luna, che c'è? E rimane. Io? Ma io faccio parte di voi, del gruppo vostro. Davvero? Come ti chiami? Io? Sì. Io mi chiamo Don Capocchia. Don Capocchia. Don Capocchia. Sì. Mezzucamilla. Piacere. Io sono Alexander. Piacere. Ci siamo presentati l'altro giorno. Sono venuto nel vostro ghetto e ecco. Piacere. Il ghetto, ma noi non abbiamo ghetto. Ma come no? Che cazzo dici? Ma ci avete la Cappella Sistina, tutta la cappella ci vedi? Vabbè, senti, quella ce l'ho. Sono venuto lì alla cappella e praticamente mi avete detto. Ma sì, sei venuto alla mia cappella? Ma avete promosso prete? Prete mi avete promosso? Ma no, sì, ma è vero. Don Capocchia sono. Ah, non sei fraccazzo da vedere? Sì, sono un fratero cazzo proprio. Cazzo. Proprio cazzo. Esatto. Ah, ok, è chiaro. Fico. E quindi quando la farai la prima messa? La prima messa? Non lo so, forse domenica prossima. Merda, domenica prossima sono libero. Posso venire? Ma certo. Io posso pure fare le confessioni, quindi tutto quello che volete. Si fa fumare dentro la chiesa. Voglio confessarmi. Fumare? Fumare non si può fumare. Solo droghe pesanti, solo acidi e metanfetamine. Altrimenti niente. E non posso fumare. Vabbè, ma per anche quello, però anche un cannone, dai. No, il fumo fuori dalla chiesa, il fumo. Le droghe pesanti pure dentro. Ah no, ok, il crack no. Bello, sì. Chi è? Io. Ma voi che lavoro fate? Io? I preti, pure voi? Faccio il muratore. Sì, io vado a scuola. Ah, vai a scuola, vai. Ma che hai fatto al braccio? Ho litigato con mio fratello, ci siamo presi a botte, lui... Cioè, eravamo sopra la specie di portipiano, sono caduto di sotto e... Bello, interessante. Chiedi a Don Capocchia. No, ma sì. Potrei uccidere mio fratello. Oh donna, a questo servono dei soldi, dagli qualcosa. A questo? Sì, e quante soldi ti servono? Boh, quelli che hai. Non ce l'hai delle monetine? Come quelli che ho? Ma io non ce l'ho le soldi. Le monetine, dai. Ce l'ho, ti faccio un regalo. Se le monetine, tanta roba. Le monetine sono fighe, le collezioniamo. Ma che, dove sta? No, scusami. Oh, bella sta monetina. Scusa, mi so.
Ah, è stato uno sbaglio. Merda. Ok, tieni, eccolo, perfetto. Tieni. Questo è il massimo che posso offrirti. Un bel lucazzone rosa, ti piace? Ma quello ce l'ho, sono pieno. Ah, sei pieno? Sì, quelli di solito. No, no, li do alla madre sua. Bello, bello, guarda. Oh, bello, sì. Guarda. L'hai mai provato ad usare, bello. Che? Questo? Ha voglia. Sì. Ha voglia, se mi piace. Merda. Che schifo. Dai, va a posta queste cose. Sì, ma senti, dove sta la casa nostra? E sto lì, la casa dei poveri. Va, entra, ah, entra. Là, la casa dei poveri. Ma pure questi sono poveracci. E non li vedi che chiedono le monetine? Oh, poveracci, vabbè, sto chiedendo le monetine per questo. Che devo prendere? Pronto, check. Ah, non sto in radio. Com'era 34 la radio, ragazzi? Check radio, mi senti? Che devo prendere? È 34, no? Check radio, mi senti? Questo 34, no? Sì. Check, check. Mi senti? Sì, mi ti senti? Sento, che devo prendere? No, posa tutto quello che ti ho dato. Ma c'ho 40.000 dollari qua dentro il negozio. Ah no, ma lasci, dai, vabbè, prendi per adesso, tieni solamente i soldi, quelli non rintracciabili, posa tutto il resto, andiamo a chiedere se ce li pulisco. Ah, poso o prendo? Allora, prendi i soldi e posa tutto il resto, i pezzi delle auto. Ok, sì, Gabbo, arrivo. Sì, Gabbo, che sono io il padrone. Vai, padrone. Un culo quanti soldi c'ho. Quanti soldi c'hai? 76.000. Buono, dai, qualcosina l'ho fatta. Ma che qua io sono fatto? Che te sei fatto? Nulla hai fatto, tutto io. Ma che cazzo dici? Che l'altra volta abbiamo fatto la rapina là, abbiamo... Che rapina? Era una macchina. Beh, e poi tutte le altre le ho fatte io. Ah, è vero. Ti lascio il merito stavolta. Ok, perfetto. Arrivo. Allora, qua, andiamo. Quanti soldi c'hai? Allora, c'ho la bellezza di 80.000 dollari sporchi. Andiamo a pulirli, andiamo. Gli amici verdi, vediamo se ci stanno. Ah, vai, andiamo se ci stanno gli amici verdi, vai, andiamo. Woohoo! Sono stati proprio poco gentili, vediamo se stavolta ci offrono un buon prezzo. Aspetta, vai un attimo qua da questi qua. Ah, questi? Aspetta, fermo, diavolo morto, Dio santo, Dio. Eccola là. Lo sapevo. Sei pronto? Corsa Express. Vai, io Corsa Express. Andiamo. Tanto c'è pieno l'ospedale a fianco, c'abbiamo. Ah, sì? E qui, guarda. Vediamo se c'è qualche bella dottoressa. Eccola! Dottoressa! Non è che potrebbe aiutarmelo? Potrebbe tirarmi su, dottoressa. Per favore, dottoressa. Ma io non sono dottoressa. Ah, no? Provi a dare giusto una toccatina. No, ma che toccatina. Vai, io veloce che sto a morire di sanguato. Andiamo. C'hai 23 secondi che tra poco muoro. Uno. Ah, c'è proprio il countdown. Due, c'hai. Andiamo. Tre. Ma queste che fanno? Cazzo è? Ma l'ospedale è dietro. Ma non capisco queste che fanno sulla strada. Già è la seconda ragazza sulla strada che vedo. Glielo chiediamo adesso. Troia! Vuoi vedere come corre? Ah, quella non pensa, Quella lì non pensa, quella è stupida. Esatto, no, 2, 1. Oddio. Oh, dottor, aiuto. Aiuto a Don Capocchia. Sì, lo porti qua, lo porti. Vai, veloce, che questo qui è un pezzo grosso, Su, cosa le pago le tasse? Veloce. Niente, morto. Vada. Che fai, pantaloni di leva. Dottore, porco che non è altro. Minchia, che cazzo. Signore, può aspettare? Signore, può aspettare? No, io non mi fido. Che c'avete i lettini ribaltati? Signore, può aspettare? Signore, può aspettare? Aspetto qui. Nella hall. Oltre la porta. Nella hall. Grazie. Va bene, aspetto qui. Mamma mia. Aia. 1, 2, 3. Oh. 7, 8. Oh. Signore. Signore. Oh, quinto. Come si sente? Oh.
Ehi, potevi continuare per favore. Signore, come si sente? Sto un po' male, mi fa male, mi fa male. Cosa le fa male? Mi fa malissimo proprio, oh, che dolore, ancora, per favore. Proviamo a massaggiare sotto ancora, la pancia, dottore, ancora, virus. Dottore, ancora, le prego, ancora. Come, cosa le sento? Un altro massaggio, le prego. Mi fa male sul ventre. Sul ventre? Sì. Oh, allora, che mi fa vedere un attimo, togliamo un attimo la maglietta. Sì. E non me la fa togliere. Ah, ecco. Okay. Ah, sul ventre. Ma che vedo cazzo? Che c'ha un vedo che ha un livido qui. Ok? Un attimo qui? Solo. No, quello non è il livido. Quello non è il livido. Ma cos'è? È la montagnetta del pelo. Non ho detto sul petto, sul ventre. È il ventre sotto. Zona pelvica. E dai, dottore, che dobbiamo fare qui? Guarda che mi serve un altro massaggio. Signore, le ho detto di andare fuori nella hall. Lo faccio il massaggio, sei inutile, sai. No, signore, no, per favore, dottore, signore, mi faccia un massaggio pelvico ancora. Signore, fuori. Di qua, per favore. Va bene. Un massaggio pelvico, la prego. Un attimo che prendo una pomata. Vada, la pomata, mi piace la pomata. Massaggio pelvico, no, anale, Pelvico. Dottore, ma che il suo collega picca gli aggeggini in culo al mio amico, Elvico, Non può controllare che quello non sta bene di testa, secondo me. Ah, bravo. Guarda cosa fa, bello. Hai un profumo magnifico di rose proprio. Mamma mia, quando... annusi okay. Pure? Prima me lo metti in culo, poi annusi, ti piace? Sì, adesso dovrebbe iniziare a stare un pochettino meglio. Vediamo un po' se sta meglio. Prendo questo tubetto di pomata. Sì. Signore. Ok, sì, stavo a provare la pomata, un attimo. Ufficio direttore. Ti vedo. Sto provando la pomata, un attimo solo. Oh, però è bella... No. È bella viscida, Ok, molto meglio. Grazie mille. Si può rivestire? Sì. Ho finito che ti devo presentare una signora. La signora. Vieni, una bella signora. Ok, arrivederci. Grazie mille. Signora chi io? Vieni. Non mi fa far brutte figure, che questa qui è un pezzo grosso. Se ce l'ha grosso non mi piace. No, è un pezzo grosso. Mi sa che sta andando via. Eccola. No, tieni, lo sta. È qui. Dove sta? Signora, dove sta? Dove sta la signora? Vieni, che è qui dentro. Dove? Salve. Ma questa? Sì. Ma questa ciuccia ancora il latte dalla madre? Ma che cazzo ci faccio? Ma questa non è grande. Ma che cosa? Tu sotto il latte. Come ciao. Si permette, signore? Ah, medico, quello che mi ha fatto il porto d'armi, come stai? Ciao, lo sai che io con i bambini non ci so fare proprio? Si muota. L'ho visto. Si vede. Senti, lo vuoi un giocattolino? No, non gli ma è un giocattolo. No, ma è un giocattolino, bello, bellissimo, di legno, di legno. Lo vuoi, che bellino. Non lo voglio. Ma non vuoi? Non arriva Babbo Natale a casa tua? No, non accetto i regali delle sconosciuti. Ma non è un regalo, ma è un giocattolino, Non li voglio giocattoli delle sconosciuti. Posso vederlo prima io il giocattolino? No. Certo. Tu togliti, va? Sì, e mo me levo. Allora, che fa? Alla bambina rapisci. Oh, dove vai? Sì, sì, questo è un ladro. Oh, dove vai? Fermate. Fermate. Dammi la bambina. No, lo vuoi vedere prima tu, lo vuoi vedere? Eccolo. Oh, che fa? Che fa con sta pistola? Che fa? Ok. Oh, la pistola che? Oh, in ospedale? Che aiuto, fa? Medici! Vai... Medici! Armato, c'è uno armato qua fuori. C'è un armato. Ma c'è un pazzoide qui fuori con la pistola. Armato qua fuori uno. Mi ha tirato fuori la pistola. Ma chi? È uno fuori. Chiamate la polizia. Allora la chiamiamo. E chiama la polizia, chiama. Chiamiamo sta polizia. Qualcuno è stata l'ultima chiamata. Vado io. Ok.
Ma come hai fatto questo? Eh? Come hai fatto? Come hai fatto? È il padre di quella bambina. C'ha il cappellino blu. Cappellino blu. Un sfondo. Poi qui la polizia è inutile. Sai che è inutile? Inutile, neanche ti risponde. Io che c'ho fame e c'ho una fame della Madonna. Quella è una Madonna se c'ho fame. Andiamo a mangiare, no? Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ma se rapiamo la bambina? Chiediamo il riscatto, la rapiamo e chiediamo il riscatto. Ma chi cazzo è che mi ha ordinato? Ma chi cazzo è che mi ha ordinato un bisello su Amazon? Ma è uno scherzo. Ma io ho comprato un cazzo finto, per sbaglio? Arbattuti. Ma chi era lui? Un attimo solo. Che cosa? Che? Ho comprato un bisello su Amazon. Sbaglio. Sei ricadrato pure questo? I miei ordini. Aspetta. Dove sta? I miei ordini. No, è uno scherzo, non ci sta. Ma è uno scherzo. Ma è uno scherzo, ne mail finde. È su, è su, è su. Allora, senti, io devo chiudere gli occhi. Sono veramente, veramente stanco. Non ce la faccio più. Ok. Andiamo a dormire, andiamo a casa a dormire. Andiamo? Andiamo a casa, va. Andiamo. Che ci devi fare con questi pezzi di ricambio? E che si fa con questi pezzi di ricambio? Li aspettiamo, li diamo a qualcuno più tardi. Ah, è vero, i soldi sporchi invece? Se vuoi andare da quelli andiamo a chiedere. Sì, sì, andiamo a chiedere, andiamo a chiedere, andiamo, poi, okay. Poi chiudo gli occhi. Servizio taxi tu? Servizio taxi? Sì. Gratis, allora su, monta. Grazie. Monta su, va. Un quinto, sali dietro. Che se questo fa l'incidenza almeno tu disarmi. Dove vi porto bene? Al 118. A 118. DL ready. Vai vai parti. Non cliccare che ti ruba. Che è no? Che è no? È un taxi. Noki. Se vado di bello ragazzi. Ma Noki non ho capito. Noki che facciamo di bello donna. Ah non chiude gli occhi ragazzi, sono stanco io. Facciamo un cazzo. Chiudo gli occhi, poi dopo mi vado a cucinare un piatto di polenta e bello pesante. Poi vado a dormire. Vogliono che stacchi, lo so ragazzi, ma è tardi ora, a una certa ora. E io sono stanco. Stanco, veramente stanco, eh. Comunque andate tranquilli che... Oh, fermo, fermo, fermo. Ok, ottimo. Qua? Sì, 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 ottimo servizio. Grazie mille, arrivederci. 5 stelle, 5 stelle. 5 stelle. Andiamo su TripAdvisor. Qualcuno? È aperto? Entriamo? C'è nessuno? Vai, vai. Andiamo, vai, chiediamo se c'è qualcuno. Che cazzo sono qui? Guarda che bello. C'è nessuno? C'è nessuno? Ok, è tutto vuoto qui. Ma che cazzo è sta roba? Rip. Rip, che roba è? Ma che ci stanno? C'è nessuno? Tutto lasciato così. Aia. C'è nessuno? E niente, è vuoto. Ma qua è vuoto. Mega mali. Aspetta, madonna, questo fa pure, eh? Ma? Ma no, niente, niente. Chi è? Ma secondo me se aspettiamo qualcuno arriva. Qualcuno arriva, dici? Sì. Domani, dopodomani RP? Ma certo, per forza. Vedi se c'è qualcuno qui. Dove? Qui dentro. Qualcuno? Non c'è
c'è nessuno. C'è nessuno qua? Vuoto. Stanno a fare lo sciopero. A me sa. No, mi sa che è una certa. No. Qua questi ciao, Vale 960. Ciao, bello. Domani live? Forse sì. Ma piccoletta, piccola. Ah, dobbiamo aspettarli qui fuori. Non scusaci. Entrate nei game. Scusaci, perché... caro, scusaci. Ma che scusa? C'è da chiedere il permesso per quello. Ma scusa, ma che cazzo vuole questo? C'è da chiedere il permesso per entrare in queste zone, capito? O c'è il proprietario o ti fucilano. Allora, dicevamo, mi serve? Mm-hmm. E te serve? Il proprietario. Poi il proprietario, dico. Enrico, domenica, bomberone. Domenica, Enrico, domenica. Le rapine? Perché non ci stanno ancora le rapine, non si possono ancora fare. Ma se andiamo a chiedere in pulizia, dov'è che si vendono i soldi? Sì, le volte ce lo dicono. Forse. Perché è capace che ci arrestano e ci tolgono tutti i soldi. E ce lo chiederò a qualcuno? Senti, io devo mangiare assolutamente, c'ho una fame. Mangio, o arrivano, mangio, o arrivano a breve questi, se no. Ma mi sa che stanno impegnati, se non ci sono. Mario Balotelli? Chi è Mario Balotelli? Non staranno facendo un pitch in giro. Ciao Gabbe! Bella sta pubblicità. Ragazzi, io non so quanta pubblicità ci sta, non lo so, giuro. C'è sta tanta pubblicità, ragazzi? Tanta? Sì, lo so, infatti devo mangiare perché non... Oh, che cazzo è questo? Serve che possiamo andare? Ci sono altra gente, In caso... E li puliamo la prossima volta. Questa volta? Chi è? Salve! Salve! Ciao! Ciao! No, non sono loro. Salve! E stiamo cercando qualcuno che ci possa pulire i soldi. Che faccia? Mi dispiace. No? Ti posso aiutare. Effetto lavanderia ci serve. Ci serve una lavanderia. Posso aiutare. Sì? Dice tutto. Mi dica. Ah, lasciatemi il vostro numero. Ma no, non si può. Adesso è una cosa serve, adesso. Mi lasciate il no, adesso io non posso. Ma sei uno sbirro tu? Se sei uno sbirro? Ma che uno sbirro? Ma guardami in faccia, ma lo vedi? Secondo voi? Ma che sbirro? Un ragazzino. C'ho 16 anni. È 16 anni, beh, non è. Tutto è possibile, io non lo so, non mi fido. Fammi vedere la carta d'identità, fammi vedere la carta d'identità. Va bene, 16 anni. Non è necessario, Vitandaglia. Ma no, che qua si fanno i soldi, ma che. Tu fai i soldi. Ecco. Ma lei chi è, la ragazza tua? Ma no, questa penso sia la nonna. Allora, la nonna. Sesso Titone, maschio, data di nascita 2006, quanti anni già? Io ne ho 2006. 16. 2006 più... È 2006, non ne hai 16, ne hai 17. Ne hai 17? No, ne ho 16. No, ne hai 17. Ne ho 16. No, 17. Quando è nato, evidentemente li dovrà ancora fare. Eh no, secondo me li ha già fatti a mente. No, li devo fare. Io non mi fido. Ascoltate, se dovete farlo, io vi posso dare il mio numero. Ok, sennò vado via. Vabbè, dai il tuo. Vabbè, io conosco una persona che lo fa. Ma che percentuale fa sta persona? Pure io conosco una persona, ma dipende quando è percentuale. Parlare. No. Tu lasciami il numero, poi ti contatto io. Vai, 555. Ok. 14. Sì, 14. 83 95. Abbassa un attimo il finestrino. Che vuole? Ti voglio un attimo parlare di una cosa. Ti sento, dimmi. Ma non ti vedo. Vabbè, mi vedi da davanti, se ti metti frontale mi vedi bene. Non ce la fai ad aprire il finestrino? No, non mi va. Allora attaccate sto cazzo. Signore, come si chiama il suo amico? Io? Gennaro. Io Gennaro. Mi chiamo Don Capocchia. Ok, fatto. La chiamo e le faccio sapere. Le mando un messaggio. Che fai, Don? Ok, arrivederci. È buca la ruota. Ma che cazzo hai fatto tu? Che ho fatto? Le hai bucate le ruote? No. Ma le ruote di chi? Non vedi? Sentire? Guarda qui. Sei sicuro? Sì, sentire, non le vedi?
ha bucato le ruote. Ma non le vedi che sono indietro? Ma sono indietro, sono indietro. E si è rotto. Eccole. Sì, sì. Quinto, qui c'è da aspettare, eh? Sì, mi sa di sì, apparecchio poi. Forse c'è qualcuno negli altri che... andiamo a cercare da qualche altro gate, allora. Ma dove cazzo è la nostra macchina? Macchina, ma siamo venuti in taxi. Ah, c'hai ragione, richiamiamo un taxi. Vai, richiama il taxi, vai. Che cazzo? Andiamo. Oh, mi sta chiamando, aspetta. Pronto? Nario. Che buono. Come si chiama il tuo amichetto che ha cercato di bucare le ruote alla mia amica? E non me lo ricordo. Sì, come ti chiami? Don Capocchia. Don Capocchia. Don Capocchia, perfetto, sì. Perfetto. Vedete di fare meno i furbi nel South. Io la non prossima faccio volta, il furbo. La prossima volta che incontrate altre persone vi sparano in testa. Ma stronzi. Chi ci spara? Chi ci spara? Ma che cazzo vuole? Ma fallo tornare qua, fallo tornare. Ah, aspetta un po'. Ma fallo tornare qua. E ora lo faccio tornare. E rifaccio i baffi. Oh, ma chi mi spara in testa? Sentiamo. Ti ho detto di non fare il simpaticone nel South. E se no cosa fai? Se no cosa fai? Se no succedono brutte cose. Che vengo e ti buco a te. Ma noi siamo fuori di ie. Noi siamo fuori dal South, mica dentro. Noi siamo fuori. Lo sento il signore come cacchio si chiama. Ah, lo senti? Ecco. Sì, lo sento. Noi siamo fuori allora, testa di cazzo. Cosa vuoi da me? Mi sa che non lo conoscete il South, allora, se pensate di esserci fuori. Vieni qui che ci dici dove è fuori e dentro, vieni. Vai, vieni, vediamo dove sta fuori e dove sta dentro. Vieni, che ti ribuco le ruote. Vuoi che veramente che arrivo con 20 persone? Vieni, vieni. Vieni, vieni. Devo veramente arrivare con 20 persone? Ma magari, vieni, Dio, vieni. Ma magari, Dio, vieni. Ok, come vuoi. Vieni, siamo vieni, sempre dai, qui, no? Vieni, stiamo aspettando, vai. Ma ha staccato in faccia, ma ha staccato. Andiamo, è arrivato il taxi, vieni. Andiamo via. Ah, ma non posso entrarci io, ma sa. Sì, che c'è un po'. Ah, io sì. Aspetta un po' che qui... Dove andiamo? Andiamo negli altri ghetti? Sì. Ah, andiamo a far visita agli altri. Su taxi, su. Ma questo è il taxi basso? Questo è il taxi basso. Ma che cazzo fa? È un po' lento. Su, va, e vai, è verde! Oh, è verde, muoviti! E devi dargli un pugno in testa, non capisce. Oh! Muoviti. Maronna. Ma basta quando è rosso. Quando è rosso basta, quando è verde si ferma. Mamma mia. È un po' transvestista questo. Mamma mia. Che fa? No. Muovete. Di nuovo. Oh, mi sa che sono tornati, eh. Guarda, i feminist. No, mi sa che sono loro. So. Zitto. Beh, andiamo via. Come non vuoi andare dai family? Puliamo i soldi. Ma io mi metto un cazzo dentro il culo perché là c'ho paura. E sono in 20, hanno detto. Ma andiamo, perché? Andiamo. Dai family, che ci puliscono i soldi. Andiamo dai family, allora. Sto qui dietro, vieni a piedi. Ho visto 10.000 macchine verdi entrare, andiamo. Che fai questo coso? Andiamo. Andiamo con un preservativo, andiamo? No, senza, vai, andiamo. Infatti, che qui maleducazione, vieni. Ah, di qua andiamo, via. Vieni qua. Ok. Oh, eccoli. Alza le mani. Siamo pacifici. Salve. Che c'è? Oh, avete bisogno. Parla il padrone. Allora, salve. Allora, abbiamo 20... quanti soldi? Aspetta un attimo solo che te lo dico, devo abbassare le mani. Cazzo bello, ti giuro, mi sento completamente... Mi senti? Meglio, vai, ok, parla. $76,000 da pulire abbiamo. Voi fate... $76,000 da pulire. Avete la lavanderia voi qui? No, bello, no. Cioè, come... L'ultima volta siamo venuti qua, abbiamo parlato con un certo... Non mi ricordo come si chiamava. Quello dell'altra volta. Cazzo ne so, Johnson. Non mi ricordo, vabbè. Johnson. E no, non era Johnson, era un altro, vabbè. Pronto. Era il capo dei verdi, stava qua, il capo di tutta sta baracca. E voleva, praticamente, avevamo pattuito per una sorta di cifra per la pulizia di questo per pulire. Ma se mi dai 5 minuti mi informo un attimo, bello. Sì, grazie, ti aspetto. Arrivo subito. Grazie. Drake si chiamava.
Ah, eccolo! Sì, 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 sì. Però sì, lui è un altro biondino. Penso di sì. Uno Drake e uno biondino era. Sì, 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 è vero. Ma che cazzo fate con le mani in alto? Non lo so. C'è le armi addosso, c'è un coltello. Stavamo passando. Una mazza da baseball, stavo giocando. Ah, ok. Stavamo giocando a baseball, sì. Io pensavo che non si può. Non è che mi hai dato neanche a me di mazza che sono bravo. Certo, ma io c'ho paura, oh. No. No, l'abbiamo finito, abbiamo solo i guantoni. Ah, vabbè, un guantone va bene. Dopo te lo prendo. Ha detto che si chiamava Drake. Ciao, bene, entrate pure. Entrate. Sì. Entrare? Possiamo? Permesso? Salve. Grazie, grazie. Bello mille. Qui, non c'ero mai entrato. Bello, sì, bello. Non è male, Prima volta, bello, sì. Bello, sì. È bello, non è male. È molto... Pure io, la prima volta che ci entro qua, non è... Molto... È chic. C'è molto spazio, tutto open space. No, bello, no, mi piace. Vieni qua, bello, vieni, vieni. Sì, sì, vengo, dove, vengo, dove? Vengo, vengo. Ok. Vai, 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 vai. Andiamo, andiamo. Allora, vabbè. Che cazzo siete voi? Eccolo, allora, chi è? Ah, eccolo, ciao, amico mio. L'altro giorno ci siamo incontrati all'agenzia del lavoro. Non so se ti ricordi, ti ricordi di me? Non ti ho mai visto. Come no, all'agenzia del lavoro. Stavi insieme a uno. Stavo insieme a uno e praticamente io ti avevo chiesto se, insomma, per pulire i soldi. Tu mi avevi detto, sì, dopo vieni lì in quel civico e parla con noi, chiedi di noi. Non ti ho mai visto e non sono mai stato all'agenzia del lavoro. Come no, è impossibile. L'altro giorno ti ho visto. Ma non ho bisogno di lavorare e non vado all'agenzia del lavoro, che cazzo vuoi? Vabbè, allora, abbiamo $76,000 da pulire. Te mi avevi detto che qui facevate anche il servizio lavanderia. Io non ho mai parlato con te, che cazzo stai dicendo? Come no? Ma ti pare? Che cazzo è il servizio lavanderia? Mai sentito? Guarda che non faccio la bella lavanderina, brutto pelato che non sei altro. Non avrei mai detto una cazzata del genere perché non è quello che facciamo. E allora cosa fate? Vuoi sapere che facciamo? Sì. Siamo grandi, grossi e incazzati. Bello. Accoltelliamo e ammazziamo la gente. Ci scopriamo le fidanzate dei pezzi di merda che ci stanno sul cazzo. E prendiamo a sputacci gli sbirri. Ah, quello mi piace pure a me. Io non solo li prendo a sputacci. Io me li inculo pure, così. Tutti quanti. Ok, ok. Quindi che cazzo vuoi? Io? Io voglio vendere la roba. Che vuoi vendere? $76,000 sporchi, mi servono soldi puliti. Mi dispiace, non me ne occupo io di questo. Però se hai, posso comprarti qualcosa. E chi è che si per occupa? Per caso hai questo? Delle monete? Dei monete. Dark coin? Sì, quelle sì, a voglia, ce l'ho, sì, sì. Quanti ce ne hai? 8. 16, ti do $8,000. Poco. Ti do $16,000, $1,000 a moneta. No, ma io voglio vendere. Io c'ho questi soldi sporchi, li devo rendere. Non me ne faccio un cazzo di quei soldi! Non me ne faccio un cazzo! Parla piano! Mi fai piano i paralisi! Piano! Sta di cazzo! Se vuoi dei soldi, tu mi dai quelle 16 monete e io ti do $16,000. E allora niente, amici più di prima, che ti devo dire? Io andrò a cercare da qualche altra parte per pulire questi soldi. Sei sicuro? Allora te la rimetto giù un attimino meglio, perché forse non hai capito la situazione. No. Se tu ora non mi dai quelle monete, io ti accoltello e me le prendo. Prenditele, perché non ce l'ho. Ce dove cazzo a casa. Ce l'hai? Dobbiamo andarlo a prendere. Ah, non ce l'ho, ma chi ce l'ha? Non vi servono soldi? Avete detto? Sì, ci servono, no, facciamo allora, 1.500 moneta. Allora, prima cosa. Io di soldi non ne ho bisogno perché ho 1.000.000 pulito in banca. Prima cosa. Allora perché vieni qua a dire che hai bisogno di soldi? Sei tu che l'hai detto. Perché no, non è che ho bisogno di soldi, ho bisogno di pulire dei soldi, non ho bisogno di soldi. Senti, per 16 monete posso darti $20,000. Questo è il massimo che posso fare, fidati, è il prezzo più alto che ti fanno in città. Allora, prima cosa, cioè, ci sono dei coltelli che mi stanno puntando sulla gola e c'ho parecchio a paura e mi sto cagando. Ragazzi, in mano. Ragazzi, non serve. Stiamo parlando in maniera tranquilla, civile. Allora, quello che volevo chiederti io è, c'ho questi soldi sporchi che abbiamo fatto con le corse clandestine
o la polizia. Senti, te l'ho detto. Non tratto soldi sporchi. Mi dispiace, non posso aiutarti. Se conosci qualcuno che li tratta, allora, perché noi dobbiamo trovare un qualcuno. Non ancora. No, non conosco nessuno. Non ancora. Ok. Te l'ho detto, se vuoi, per quelle 16 monete, io ti do 20.000 dollari. Ne abbiamo che 8. È il prezzo più alto che possono fare in città. Ne abbiamo 8. No, 8 ne hai 8. E il tuo amico ne ha 8, ho detto. 16. 16. E come si prendono queste monete? Cosa? Dark. E come si prendono questi dark coin? Dovete rubarli alle persone. Ah. Più me ne porti e più ti pago. Ah, e quanto e quante persone ogni quante cioè ogni persona che io vado a derubare quanti dark coin mi dà? Ma io che cazzo ne so, dovete vedere quanti ne hanno in tasca, chiedo, magari non ce li chiedo a Moncler, chiedo, non chiedo a te, scusi. E che cazzo ne so, non mica c'ho il destino. Ok. Quanti ne hanno in tasca devi prendere? E va bene, allora facciamo così. Io ti rimedio 16 monete e poi ritorno qui la prossima volta. Non ce l'hai mica a casa, falli a prendere e torna. Ce n'ho 8, ce n'ho 8, non ce n'ho 16. Gli do anche le mie 8, ti do altre 20. Ma cosa ti pago con queste monete? Cosa ti pago con queste monete? Ci compro la Coca-Cola al distributore. No. Allora mi sa che me la tengo. E tieni. E mi io piace 20.000 dollari, che cazzo vi devo dire? Allora, senti, tornate o cosa? Vi dobbiamo aspettare o cosa? Allora, io non è che non te ne voglio dare ste monete, però io voglio pulire questi soldi, c'ho soldi sporchi, devo pulirli. Io l'ho capito questo, ma non posso aiutarti, non so da chi mandarti. E va bene, nessuno. Allora a posto, allora arrivederci. Oh, no, cavolo, scusa, scusa, mi è cascato il topo. C'era un topo. Va bene, allora arrivederci, a posto, fine. Ce le portate o no ste cazzo di monete? Perché sennò ce ne andiamo. No, sono io che me ne vado, non tu. Una brutta testa di cazzo. Intendo dire che se te ne vai ti aspetto perché mi porti le monete oppure vado a farmi i cazzi miei. Ma vai a farti i cazzi tuoi, io non te le porto. Allora dove la fa culo fuori da qui, su. Vabbè, arrivederci. Fuori. Ciao, buona serata. Ciao. Arrivederci. No, però fanculo no, però, Oh, devi andare a fanculo, hai capito? Mi stai stancando. Piano, stiamo andando via. Dai. Piano. Questa gente con cui non puoi ragionare, donna. Piano. Sono pazzi. Dritto verso il cancello, lo sai quella è l'uscita. Lo so. Comunque siete veramente antipatici, cioè vi facevo più simpatici comunque. Ciao, stronzi. Stronzi è chi io? L'ho detto io, stronzi, andiamoci. Ah. Niente lavanderia. E niente. Ma che ci fa questo? Autobus. Autobus! Fermati! Passaggio! Vai a catroia, te pareva. Un passaggio mi serve, fermati. Che cazzo è questo? Ok, grazie. Fermati, sto parlando. Bastardo. Questo parte senza dirti nulla, Questo parte da solo. Salve. Mi sente? Ma questo non parla? Oh, pronto. Ma è ubriaco. È ubriaco, fratello. Ubriaco, però, a catroia. Oh. Mi sa che qui non c'è la fermata, ti butti tu quando tocca a te. No, ecco, ferma, da qualche parte deve fermare. Oh, a barbone. Oh. Ah, mi sa che non ci sente. Ah. Aspetta, vediamo cosa dice. Ah, ok, non c'ha il microfono. Sì. Oh, il pape. Due. Onda che questo te lascia piedi, Questi ci seguono. Oddio santo, non è. No, ok, sono andati. Loro le monete, le monete me le tengo. Comunque sono proprio diti in culo quelli, oh. Una cifra. E le monete meglio tenersele perché chissà cosa serviranno in futuro. Ah, meglio me le tengo, voglia. Infatti, sì. Non è che muoio di fame, Non capisco un cazzo che sta a scrivere questo. Grazie, alla. Ma dove ci porta? Mi ha pensato di andare su Grau? Aspetta, va. Ma onestamente mi trovo bene su Impero, quindi perché devo andare su Grau, ragazzi? Oh, Quinto! Oh? Questo ci porta da qualche parte, ci va a vendere al porto. Vendere al porto? Ma non vedi è che un sta... barbone. Sì, stoppa. Dici? Ma no, ma sta a guidare tranquillo. Aspetta un attimo che scendo due secondi, va? Poi che fai? Anche non fa.
Andiamo via, che dobbiamo fare? E che dobbiamo fare? Sali. Sali Quinto, scappa, Puglia, via. Io guido, vai. Cambia posto. No, guida tu. Vai. Parti. Oh, ancora sti stronzi. Vaffanculo. Vai, segui. Adesso che abbiamo il bolide, cosa vogliono fare? Ma che cazzo ne so? Sai cos'è che c'è da prendere? Dobbiamo riprendere il camion. Allora, aspetta, mo te faccio vedere io una chiusura. Ah, guarda, sono lì. Dove? Lì davanti. Pronti stronzi, sono questi, eh. Meglio, vuoi le vostre monete, vaffanculo. Oh, ma che sei coglione? Le vede, mi porca troia! Chi è questo? Oi! Vediamo. Oh, vieni qui. Ma nessuno che ci insegue. Ma non ci insegue. C'hanno paura, c'hanno. Quel barbone, ho detto che qui esplodiamo, fermo. È quello che voglio fare, porca troia. No, che devi fare? Niente, non esplode niente. Sono benzinai a prova di esplosione. Guarda, che fa? È caduto il barbone, vattene via. Niente, non farlo salire. Non va. Ah, no, prego, entra. Ma che prego, questo neanche parla. Mi scusi, niente, non funziona. Ma sì, ma i coin che servono? Ma saranno dei salvavita, penso. Io mi aspetto. Magari varranno pure 100.000, tanto non è che muoio di fame e c'ho bisogno dei soldi. Allora. Oh, andiamo. Andiamo a vedere chi c'è al 200. Vai, gira un attimo a sinistra. A sinistra, vai, mannaggia. Un attimo, voglio vedere in armeria se mi danno sta pistola. Andiamo a vedere se c'è ancora quello lì al. Al coso lì, al concessionario. Ma no, ma non è quello. Cosa non è quello? Io devo chiudere gli occhi. Ah. E vabbè, chiudili qui, va te. Vedi se c'è qualcuno. Quinto! Chi sei? Non sei Quinto? Sì. Ah, oh! Ma troia, che cazzo è? Chi era? Okay. Non pensava. Oh, mi dovevano chiamare per la pistola, non mi hanno più chiamato sti bastardi. No? No, aspetta un po' che chiamo quello lì di prima. Oh, bastardo, ti aspettiamo noi, non sei arrivato. Ti aspettiamo, vabbè, ti aspettiamo, va bene. Come vuoi, dai. Ti aspettiamo, ciao. vieni, che c'hai, paura. C'hai? C'ho paura? C'hai paura, vieni. Non c'è... Stai attento non parlare, che è meglio. È il bambino di prima. Con chi parli. Ma va, stai che devi fare? Con chi parli. Che devi fare, la lavanderia devi farmi, allora? Me la fai o no? Ti ripeto, stai attento come parli. Me la parli. Fai o no la lavanderia? Non ti faccio proprio un cazzo. Non mi fai un cazzo? Vaffanculo allora. Aspetta. Erano quei tizi di prima? Sì. Ok. Ma questo qua c'ha la pistola, non ho capito, hai detto che gli ha bucato le ruote. Ma chi, scusa, a me dici? Ma chi? Chi stai a parlare, Quinto? Coglioni, mi sentite, coglioni? A me dici? Ci sentono ancora? Sì. Sì, ti sentiamo. Dimmi, che ha fatto? Coglioni a chi? Ma mica a te, a quello lì di prima, che gli è bucato la ruota. Arrabbiato, il bambino. Perché ce l'hai come? Che è? Dimmi. Ma che è? Ma con chi stai a parlare? Attacca sto telefono. Ma che vuoi da me? Bro, ma stai col telefono staccato, lo capisci? Che c'entri tu con io? Quello lì? Che c'entri tu? Ma che cazzo è sto telefono? È rotto. Ma che state a parlare qua dietro? Perché state a parlare? Chi è che parla qua dietro? Sono sempre io, sto sono. Cazzo. Che coglione. Ah, Quinto, mi senti? Oh, Quinto. Sì, ti sento, dimmi. Chi è che sta a parlare? Nessuno. Ma qua dietro chi è che sta a parlare dietro? Nessuno, io stavo parlando al telefono con quello lì di prima. Ah, ok, quindi. E nulla, aveva detto che non ce la fa più la lavanderia. Ah. Ho detto gli hai bucato le ruote, gli ho detto va a cagare. Vabbè, vai un po' al vanilla, vedi che ci sono le ragazze. Che buono.
Andiamo a vedere se ci sta le ragazze, ok, ultima possibilità. Vabbè, dai, ultima possibilità. Andiamo là che ci sta le donne oppure vado via. Vediamo, parcheggio alternativo. Andiamo, ok. È il barbone che fa, lo lasciamo qui. Ma che cazzo, oh, barbone. C'è qualcuno? Ma non ci sta niente, un'anima viva, non ci sta nessuno. Ma stu locale del merda. Ma veramente, ma io gli do fuoco la prossima volta. Lo chi è? Oh, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Sento qualcuno che batte le mani. Vado. Ma vediamo se c'è qualcuno in bagno, ma che non si sa mai. No, a bot, a bot. Ma che ha fatto qua, fa serie seghe qua. Prima, l'ultima volta c'era lì, quello lì, Drake, come si chiama, in bagno. Ah, è vero, 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 ragazza. Vero. Questo dice lì, che l'abbiamo visto. Eh sì, è il suo locale, dice. Vabbè, senti, io ti saluto, non me la faccio più. E vabbè, oh, ascolta, no, vabbè, facciamo tutto domani. Sì. E come cazzo vai ad alzare stamani? No, domani no, e salute, domani no, dopodomani, martedì vengo. È vero che ti devi riposare. Allora, Quinto, io procedo con prendere le pistole. Sì. Tu devi portare qualche fratello e qualche cugino però martedì. Va bene, mo mi informo come faccio, come si fa. E martedì ce ne andiamo tutti quanti. Oh! Barbone, che ma cazzo ci ha rubato fa? Un furgone, ci ha rubato! Oh, oh, oh! Vabbè, ciao, buonanotte. A dormire, ne la faccio più io. Quinto, questo mi porta via, aiuto! Ok, ok, vai. Eccomi qui. E io devo staccare. Va, 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 ci sentiamo martedì. Ciao, ciao. Vai. Ciao, ciao, Quinto. Allora, bellissimi. Io non ne la faccio più. Oh, vi siete divertiti? Vi siete divertiti oggi? Grazie mille Bartolomeo Twitch. Ciao bello, come stai? Grazie mille. Grazie mille, 7 mesi di resub. Ciao bello mio. Mua, te voglio bene pure io. Grazie. Grazie mille. Allora, io spero che oggi vi siate divertiti, ragazzi. E belli miei, noi ci vediamo su RP direttamente martedì. Domani si fanno gli gnocchi. Domenica viene Enrico, domenica prossima. Quindi, diciamo, sono abbastanza felice. Io, a parte questo, ragazzi, io c'ho gli occhi che mi fanno malissimo. C'ho tutto. Io penso che di staccare, ragazzi, non ne la faccio più. Io sono proprio morto, stanco. Stanco morto sono. Bellissimi, se volete io vi attacco la replica, vi attacco se volete. E noi ci vediamo direttamente domani sera. Domani sera, ragazzi, facciamo gli gnocchi. Domani. Quindi io vi auguro una buonanotte, ragazzi. Grazie mille a tutti. E sì, sì, martedì faccio la gang, martedì. Buonanotte, ragazzi. Ciao belli. Mua. Ok, andiamo con la replica. Sì, sì, ma già me l'hanno detto questi. Ma ci vuole tempo.